Allora ragazzi, benvenuti a tutti sul mio canale, benvenuti a questa diretta, spero che siate tutti sincronizzati. Questa sera abbiamo la possibilità di intervistare Francesco Catarcio, in arte Frank Cat per chi lo conosce, e qualcuno di voi l'aveva già notato l'altra volta, l'aveva già conosciuto e aveva praticamente presentato il suo nuovo lavoro, aveva fatto un po' intendere che avrebbe realizzato un altro libro. Stasera l'abbiamo invitato, ha accettato l'invito e vedremo insomma quali sono le differenze tra le vecchie edizioni, questo nuovo tomo che ha fatto, che me l'ha inviato, e abbiamo la possibilità praticamente di intervistare l'autore, vedere un po' quali sono tutte le sue le differenze, il lavoro che ha fatto, tutto quello che c'è dietro e soprattutto perché l'ha voluto fare. Quindi adesso lo portiamo nella nostra chat, nella nostra live, lo invitiamo e vediamo se è sintonizzato. Allora, eccolo qua. Ciao Frank, buonasera. Ciao a te, buonasera a tutte le persone che guarderanno questa live. Stasera spero di essere in tanti, che siamo insomma, stasera ci dovrebbe essere un po' più gente. Togli la musica perché sennò non ti sento bene. Sì, l'abbassiamo, ti ho introdotto con un po' di musica rock, così da rendere tutto un po' più bello. Va benissimo. Eccoci, anche c'è Film Musica che ci saluta. Ah sì. Vedere il suo commento. Ciao, ciao, ci vediamo. Un giorno sì e l'altro pure, un altro po'. È subito intervenuto nella nostra chat. Allora, io ho un po' introdotto quello che è stato il tuo lavoro alle persone che si erano connesse all'inizio. Nell'altra live abbiamo parlato del periodo d'oro di Cavalieri dello Zodiaco e ovviamente abbiamo parlato di tutto ciò che c'era stato nella trasmissione TV, nella serie di giocattoli che hanno prodotto. Ovviamente tu ti occupavi del sito, ti occupavi di alcune cose. Diciamo che nella live avevano un po' tutti inteso quale fosse poi il tuo lavoro, che cosa ci sarebbe stato. Virgo ci saluta e grazie, i complimenti. E quindi ho detto ok, ci sarà un nuovo lavoro. Adesso questo lavoro è stato fatto e quindi questa sera ne parliamo. Partiamo dall'inizio però. Parliamo su quello che era stato il tuo vecchio lavoro. Ti saluto Antonio. Grazie, il tuo vecchio lavoro. Quando avevi creato il gruppo, quando avevi creato il portale su internet, il tuo canale con le recensioni, avevi già realizzato dei lavori, due libri che l'altra volta avevi mostrato, ed era stato, diciamo, il prequel a questo, diciamo, lavoro definitivo. Di questi libri, cioè, come nasce la voglia di fare dei libri e poi di perfezionarli man mano fino ad arrivare a un lavoro pressoché definitivo, da quello che ho potuto vedere, il libro ce l'ho, e di quello del lavoro che c'è stato dietro? Allora, io intanto saluto tutte le persone, che anche Leonardo che ha scritto e anche Vito, vabbè, poi li farai vedere. Buonasera a tutti ragazzi. Allora, io parto proprio dall'inizio. Buonasera a tutti. Io ho creato il gruppo perché avevo intenzione, ovviamente parlo di Saint Seiya Vintage Legend Italia, si vede al contrario, però vabbè. Perché avevo iniziato collezionavo i Might Claw o Myth Claw, come preferisci chiamarli. Comunque ero intenzionato, ho detto no, stavolta mi metto a fare soprattutto i vintage, voglio fare i vintage. E ho detto vabbè, dai, creo questo gruppo, qualche appassionato lo conoscevo già, ho detto magari riesco comunque a condividere, a fare delle belle amicizie, perché l'obiettivo è sempre stato quello: usare la passione per far rinascere la passione agli altri, ma soprattutto fare nuove amicizie fra di noi, che uno sta a Torino, Milano, Napoli, non cambia assolutamente nulla. E per la maggior parte delle volte ci sono riuscito, perché poi dopo si sono aggiunti i ragazzi dello staff, e siamo diventati una splendida realtà. Abbiamo creato il sito che è a pagamento, nel senso che noi ogni anno lo paghiamo, e non paghiamo 10 euro, paghiamo parecchi soldini, ed è tutto gratis per voi. In più siamo anche l'unico sito che permette di avere le istruzioni di tutte e quattro le edizioni italiane, con le mie scannerizzazioni inserite poi nel sito web.
Abbiamo Instagram, abbiamo anche la pagina Facebook, cui però a differenza del gruppo Facebook serve per condividere un po' le esposizioni, le varie notizie, come anche per il libro, eccetera, eccetera. Facciamo anche le esposizioni dove comunque le fiere si pagano e anche in questo caso Esatto. noi paghiamo, Esatto. la maggior parte delle volte comunque si paga. E anche se noi comunque siamo hobbisti perché non vendiamo assolutamente nulla, quindi puoi ben immaginare tra hotel, nel caso in cui c'è la distanza, benzina, autostrada, per non vendere niente, capisci che il tutto è solo per far vedere la nostra passione, far conoscere il gruppo. E adesso con il fatto dei libri sicuramente faremo conoscere perché è nato il libro. Il libro è nato perché volevo creare un qualcosa di diverso, ho detto vabbè, avevo poco tempo a disposizione come tutti i giorni praticamente, ho detto vabbè, faccio una mini guida, un qualcosa che possa essere utile. All'epoca eravamo già parecchio numerosi quando è uscito il primo volume, però non pensavo poi dopo nella mia testa di arrivare a creare qualcosa di veramente unico e ancora più grande. Ho detto, beh, faccio questo mini volume che era una sorta di guida per chi soprattutto voleva iniziare o comunque cercare di saperne un minimo nel caso in cui voleva collezionare, oppure semplicemente un nostalgico come sei stato tu all'inizio, come siamo stati tutti all'inizio, e dopo non dico che siamo collezionisti, però perché io non mi definisco tale, nonostante ne ho tantissimi di qualsiasi edizione annata. Dietro si vede qualcosa, infatti. Questo non è niente praticamente, questo è il 10%, pensa un po' come sono messo Sì. male. E niente, praticamente abbiamo fatto Assicuro. questo mini libro che costava con spedizione inclusa 15 euro ed era di 50 pagine, dove praticamente si racconta il periodo che abbiamo vissuto in Italia con giochi preziosi, quindi non solo i modellini, ma anche Un attimo, zaini, problema. astucci, aquiloni, giochi da tavolo, e poi ovviamente portava le edizioni giapponesi, personaggi più rari, portava comunque diverse cose, fra cui personaggi particolari e anche come riconoscere gli originali dei falsi, perché era proprio quello l'input centrale. E L'obiettivo, praticamente certo. non aveva un vero e proprio nome, questo è proprio il primissimo volume, si chiamava Il Libro, o meglio, Sainseiya Vintage Legend Italia, perché è il nome del nostro gruppo, Il Libro. Ovviamente poi c'erano anche i nomi dei ragazzi che Hanno hanno partecipato. aiutato per il progetto. E la copertina può sembrare uguale, così come anche il logo, ma non è assolutamente così. Il logo è simile, ma Sì, non si vede. proprio. Dopodiché è stato talmente grande il successo che alla terza e ultima ristampa ho detto no, qua bisogna cambiare un po', visto che comunque le richieste c'erano. Ho detto nella terza e ultima ristampa aggiungo un qualcosa in più. Ho aggiunto anche dentro al libro qualcosina in più a livello di grafiche, ma soprattutto ho cambiato la copertina rendendola più in HD, anche il Sì. logo è diverso. Sì. Ho messo ovviamente l'autore che sono io e ho dato non solo un nome, ma anche scritto volume 1. Da Il Libro diventa L'Universo Vintage su Sainseiya, volume 1, perché poi dopo avevo intenzione, anzi avevo già iniziato con il progetto, e quindi dopo è uscito il secondo volume, cui la copertina è praticamente identica, l'unica differenza è che ho un mappazzone qua, c'è una, vedi, guarda, già solo la differenza, non so se Eh si possa vedere, sì, è si vede. sottilissimo il primo, Quasi più del doppio. 50 pagine contro 223 Quadruplo. pagine, al di là della prefazione, tutto l'ambarabaci ciccocò. E praticamente facendo il volume 2. Quando praticamente abbiamo deciso di fare l'ultima ristampa scrivendo volume 1, io stavo già a metà dell'opera con il secondo volume, quindi sapevo per certo che in un modo o nell'altro, magari con un po' di differenza per quanto riguarda le date, ho detto vabbè, ma comunque è un progetto che uscirà. Dopodiché, praticamente, il primissimo volume è uscito nel 2019, mi sembra. E praticamente l'anno dopo è uscito il secondo volume. Praticamente ogni anno usciva un libro, ecco. Facevi una Anche se in data, realtà certo. venivano prodotti molto prima, però lì tra attese, eccetera, eccetera, passava il tema, anche perché poi dopo stavamo a leggere, rileggere, leggere, rileggere per evitare casini vari, perché chi usa Word sa che quando
al di là di 50 pagine, ma quando fai un volume così ricco, basta un attimo che ti si scombina tutto, basta anche un'immagine o il testo diventa un guaio, soprattutto quando ci sono tante immagini unite poi al testo, è quello il reale problema. Dopodiché, vabbè, io ho detto primo, secondo volume, siamo a posto così, mai a immaginare, qualche richiesta c'era, però il problema qual è? Che quando noi abbiamo fatto questi due volumi, dovevamo vedercela noi, non avevamo un editore che permetteva di poterlo acquistare in qualsiasi libreria, fumetteria, cartolibreria, negozio di giocattoli, che ne so quello che è. E quindi il problema era che dovevamo sempre raggiungere un minimo di richieste, cui ovviamente puoi già immaginare era difficile, perché già col primo e secondo volume, più tutte le ristampe del primo, puoi ben immaginare quanto sia stato richiesto non solo in Italia ma in tutto il mondo. E la cosa bella che ha fatto piacere a me, così come a tutto lo staff, è che il libro è interamente in italiano, e questo tu lo sai bene, sì. Ed è stato comprato Brasile, Texas, Perù, anche l'ultimo adesso di cui parleremo è stato comprato addirittura a Hong Kong. Quindi c'è, cioè, ragazzi, veramente tante richieste, ed è stato per questo motivo, fra cui anche la tua richiesta. Ciao, buonasera a te. Ed è stato proprio fra le tante richieste, compresa la tua, perché il libro non l'ho scritto per me, non l'ho scritto per i miei amici, l'ho scritto per chiunque. E che abbiamo alla fine, e tu lo sai bene, eccolo, questo nuovo volume. Eccolo, stavolta ce l'ho da far mostrare, come l'altra volta non ce l'avevo. Qui, a differenza del primo e del secondo, che era il primo 50 pagine e l'altro 223 pagine, quindi in totale 273 tra prefazione, indice, comunque ripetuto su alcuni aspetti, questo invece, l'ultimo, è come se gli altri due non esistessero. Sono 314 pagine tra prefazione, indice. E a differenza degli altri due volumi, ho aggiunto, ho rivisto, ho aggiornato, ma soprattutto aggiunto, ho migliorato le immagini, anche la copertina, vedi che qua è opaco e qua è totalmente lucido. E la vera novità non è tanto la ristampa del libro, ma che lo si può acquistare sempre. Abbiamo un editore. Diciamola questa cosa, esatto, che è sempre disponibile. Esatto, è sempre disponibile. Tu lo puoi comprare stasera, lo puoi comprare domani, lo puoi comprare a Natale prossimo, a Natale di 20 anni, fra 20 anni, lo puoi comprare quando vorrai. E quindi è questa la vera differenza, che non dobbiamo essere più noi a dover sempre fare richieste, 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 ma che tu ne prendi uno, che ne prendi cinque o che ne prendi 20, sempre lo puoi comprare ogni volta che vuoi. Quindi è questa la grande novità, avere un editore. È un libro a tutti gli effetti. Lo trovi in Mondadori, Feltrinelli, qualsiasi vostra libreria di paese, città, frazione di paese, cartolibrerie, fumetterie, Amazon. Ovviamente il sito principale, bisogna dirlo, è youcanprint.it. Dopodiché tutto il resto che ho citato lo potete, penso anche in qualche edicola che abbia questa possibilità. Viene visto come un fumetto, oltre che essere un libro, ecco, quindi viene riconosciuto un po' a tutto tondo nel mondo dei Cavalieri dello Zodiaco, ovviamente Saint Seiya. E quindi questo Esattamente. Guarda, faccio vedere un po' una cosa dell'interno, poi ci andremo meglio nel dettaglio. Cioè, sappiamo che questo libro è illustrato, quindi faccio vedere un po' le illustrazioni di cui è fatto. E questo era il discorso di cui facevi prima, stavi raccontando, ovvero il fatto che impaginare un qualcosa con delle immagini, quindi non avere un, non so, un trafilo di testo, un'immagine centrale, un trafilo di testo, ma l'immagine è praticamente immersa nel testo, quindi c'è il testo che la contorna. Ha delle difficoltà, ovviamente, nello scrivere Word lo sappiamo, quello che basta un invio e ovviamente ti si spagina un pochettino tutto, ma anche perché poi giustamente una persona rivede quello che ha scritto, no? Al di là delle correzioni, però poi vuole mettere, che so, un'altra parte importante della descrizione, che so, dell'armatura di bilancia, magari fa notare
che le parti che tengono gli scudi del totem sono parti un po' delicate, specialmente nella versione del 2001, faccio un esempio. E quindi ritoccare quello, inserire tre righe, questo ti comporta ovviamente che la stessa scheda dello stesso personaggio si sposta, ma ovviamente poi questo va a inficiare sul resto del libro, quindi ogni ristrutturazione, ecco, diciamo così, delle pagine ha portato via parecchio tempo. Poi per quanto tu sei anche veloce, l'hai detto, a scrivere, però insomma l'impaginazione penso sia stata una delle cose più difficili, anche per renderlo facile e piacevole, perché comunque tu vedi una descrizione di un qualcosa e al lato hai la foto, comunque anche in fondo, quindi vedi in tempo reale quello che ti sta descrivendo. E quindi questa è una parte molto importante. Cioè, ricordiamolo, non è un libro di testo e basta, ma è un libro illustrato interamente a colori, dal titolo, sottotitolo della pagina a tutto il resto, quindi a tutta la parte delle illustrazioni tra scatole, pezzi e anche particolari dei componenti. Poi ci andremo, insomma, a parlare meglio di ogni cavaliere che ha delle differenze che sono state ovviamente illustrate passo passo. Quindi questa parte è una... Allora, una... io quello che voglio dire è che quando ho scritto il primissimo libro, in realtà è stato un copia e incolla di tutti i dossier che avevo fatto in 3 anni di gruppo Facebook, oltre che poi del sito web, con la differenza che bisognava soltanto aggiungere più immagini, sistemare un po', perché comunque un sito web è una cosa, un libro è tutta un'altra storia. E quindi è stato questo il grosso. Mentre il secondo è uscito, non so se lo sai, perché avevo preso il Covid. E quindi quando ho preso il Covid, siccome non era che stavo messo malissimo, ho detto, visto che sto a casa, se non lo faccio adesso, non lo farò mai più. Per una questione tra impegni lavorativi, impegni familiari, impegni di tutto, buonasera, tanto faccio vedere i video, vai. Un po' tutto in generale. E quindi puoi ben immaginare, quando hai famiglia diventa complicato. E quindi non sapevo come fare, perché un conto è 50 pagine, un conto è 223. E ho detto, se non lo faccio adesso, non lo faccio più. Il secondo volume è stato scritto parola per parola, dall'inizio alla fine, senza fare copia e incolla di nulla. E sai quanto tempo ci ho messo? 3 giorni contati. 3 giorni contati. 70 pagine al giorno, quasi. Sì, più o meno, sì. Praticamente le ultime decine di pagine le ho fatte dalle 5-6 del mattino fino alle 8, perché poi dopo i bambini dovevano andare a scuola, eccetera, eccetera, quindi puoi ben immaginare, ho detto, approfitto adesso e tanti saluti. Leonardo ha detto che è stato un gran lavoro e che ha fruttato, esattamente sì. Ha fruttato a livello di soddisfazione, attenzione, non è che qua siamo diventati ricchi, non siamo scrittori, non siamo ricchi, non siamo niente di tutto questo. Anche perché qua non stiamo parlando di, che ne so, del Codice da Vinci, di Dan Brown, cioè qua stiamo parlando di un popolo di nicchia, e neanche un libro sui Cavalieri dello Zodiaco, è un libro a tematica dei vintage dei Cavalieri dello Zodiaco, quindi sono due cose totalmente diverse. Esatto. E comunque sì, anche se scrivi un libro sui Cavalieri dello Zodiaco in generale, a parte gli aggiornamenti vari, ma non è un libro che sta lì a vendere copie all'infinito, ecco, parliamo sempre di un popolo purtroppo di nicchia per quanto riguarda questo anime. E allora invece, con l'ultimo libro, che però è il più importante perché ci sta l'editore, tutto quello che vuoi, è stato sì all'inizio un copia e incolla, però anche una risistemazione. Certo. Perché il primo e il secondo volume erano impostati in modo diverso, se vai a vedere l'ultimo che è uscito. E quindi io dovevo mettere una scaletta, non potevo mettere l'edizione Japan in mezzo all'edizione Giochi Preziosi del 2007 o l'edizione del 1990, metterla in mezzo agli HK. Bisognava strutturarlo in un modo diverso. E quindi già lì un'impostazione, un'impaginazione che non ti immagini. Io l'ho letto e riletto, e lei è testimone, anche quando il libro era già disponibile su Amazon, eccetera, eccetera, proprio perché stavo lì a rileggere, ogni volta che andavo a modificare, non sai quante volte ho contattato Yuka Imprint, aspettate, prima di mettete questo qua, perché quell'altro purtroppo mi ha creato problema. Il vero problema non era solo le immagini, sposta qua, sposta là, ma tante volte mi si bloccava proprio il programma stesso. E quindi io dovevo recuperare da hard disk, da chiavette, cui però non aveva salvato il lavoro di un'ora prima, quindi stai lì a rifare, a ricordare, a rimettere. Inoltre poi, a differenza, come ho detto prima, degli altri volumi, la maggior parte delle immagini, capitoli nuovi e capitoli vecchi, sono state riaggiunte. Quindi scontornati
a livello rispetto agli altri libri, ma soprattutto è aggiunto nuove più immagini, con una fotocamera migliore, perché quella che avevo all'epoca era di bassa qualità. E quindi non è stato un copia e incolla, praticamente come rifarlo da Da zero. capo. Avevi sì il testo, ma quel testo, credimi, è la cosa più piccola a livello di problemi che si poteva fare e avere. Beh, se crei un libro illustrato, ovviamente l'illustrazione è una parte fondamentale. Non è poi un'illustrazione, un libro di testo con un'illustrazione a pagina intera ogni tot, no? Come fanno magari all'inizio capitolo. Pagina per pagina c'è l'illustrazione perché la finalità dell'illustrazione è atta a spiegare quello che è descritto di lato, cioè a farla a visionare. E poi adesso ne entreremo nel dettaglio e un po' ne parleremo di questo. Intanto ti saluta un mio amico Cristiano, ti saluta Ciao Cristiano, Franco piacere. e anche Vito ci dice che è Esatto. una perfect edition. Questa è una Esatto. È cosa. una perfect edition, ma anche final edition, perché non credo che farò altro sui vintage, anche perché non c'è altro da fare. Al limite c'è da aggiornare, però quella è una cosa che Esatto. magari si farà in futuro e non è detto che si farà. Esatto. Allora, partiamo un attimo un po' con il contenuto. Io qui ovviamente ce l'ho e ho la possibilità di leggere quello che è il sommario di tutte le cose che sono state fatte. Ovviamente poi è disegnato anche molto, molto, molto bene, insomma, qui ci sono, invito tutti a prenderlo e a leggerlo. Tu hai iniziato giustamente la descrizione dei personaggi, delle edizioni dei Cavalieri dello Zodiaco. Ah, intanto c'è chi dice che sui vintage sei il re, quindi Virgo ti Beh, lo onora di questo, ti saluto, ma incorona. penso che hai capito chi è il Sì. gruppo Facebook La Casa di La Virgo. casa di Quindi. Virgo, sì, immagino. Anzi, ragazzi, tutte le persone che stanno guardando, perché è un amico e soprattutto più che è una persona che ha preso a buon cuore il nostro progetto, non solo del libro, ma proprio in generale. Infatti l'abbiamo messo come moderatore perché è un po' il nostro, no, testimonia, come posso dire. Ci aiuta a farci conoscere, ecco, il nostro portavoce, mettiamola Esatto. così. E quindi lui ha un gruppo Facebook che si chiama La Casa di Virgo, lo trovate su Facebook, iscrivetevi. Iscrivetevi, sì, Ovviamente poi perché iscrivetevi anche da noi, che mi raccomando, e lo è dico perché divertentissimo. lui sa il perché il nostro amico Daniele. Saint Seiya Vintage, Legend Italia. Quando andate sul motore di ricerca, sia YouTube, Instagram, quello che è, scrivete Una sempre la parola parola vintage, legend, perché purtroppo esatto, sono legend. costretto a dirlo, perché sennò si finisce altrove e tante volte io faccio inviti, così come fanno inviti anche altre persone, e dopo dico, ah, ma non è il tuo gruppo? No, non è il nostro gruppo, noi siamo questi e basta. Non abbiamo altri gruppi, non siamo affiliati con altri gruppi simili. Ma Esattamente. siamo vintage, legge, Italia. Basta. E poi su questi gruppi, ecco, ci tengo a dire una cosa, a parte quella da Casa di Virgo in cui ci schiattiamo dalle Sì, risate, quella è una presa in giro, quello che è gruppo lì assurdo, fa intanto ridere. escono fuori cose. Io vado, oddio, di tanto esco, ve lo dico, esco un poco battute a sfondo sessuale, specialmente tra Castalia e Ioria, ultimamente ho fatto ho quasi rischiato il ban da Facebook direttamente, però insomma, qualche Ah, risata abbiamo, sì, ce la siamo fatta mi qualche ricordo di sera. aver letto qualcosa, sì, Sì, che ho ma scritto, si narra che nelle notti era Aquila di bronzo, no? E gli urli dell'Aquila lì era uscita, che in Italia era stata chiamata Aquila di bronzo erroneamente, no? Invece era un cavaliere d'argento, quindi era un po' per e come ridere ho anche scritto poi nel nostro gruppo, questa Giochi cosa. Preziosi sbagliò la traduzione, ma Sì. perché sbagliarono i francesi e gli spagnoli? Mi spiego meglio. Sappiamo Tanto tutti che c'è sta anche Unizuka, Unizuka che racconta, insomma, ci fa pubblicità, la facciamo. Bene, bene, bene. Vedere. Intanto No, sui giochi dicevo. preziosi, poi qui voglio mostrare un po' delle cose, mi sono preparato un po' di scatole così Aspetta, che stavo vediamo dicendo a che partire. praticamente Castalia è un cavaliere d'argento, Sì, però questo in l'ho detto. Italia, nella scatola italiana, era scritto cavaliere di bronzo, aquila di Mamma mia. bronzo era scritto. Però in realtà Devi lì farmela Giochi vedere. Preziosi ha sbagliato soltanto perché in Spagna e in Francia fecero lo stesso errore. Giochi Preziosi aveva le idee parecchio confuse perché tanto a loro bastava vendere e basta. Però almeno in questo caso l'errore
non è stato proprio del tutto loro, ecco. Diciamo che si sono sempre informati il minimo, e lo hanno confermato anche gli addetti allo staff, perché io ho avuto, e tu lo sai, anche Sì, l'occasione, o nonché l'onore, di intervistare alcuni degli interpreti del doppiaggio storico sui Cavalieri dello Zodiaco, e quindi da Ivo De Palma, Stefano Cerioni, Dania Cericola, hanno raccontato tutti la stessa cosa, che loro non c'entravano nulla su Pegasus di Fuoco o Pegasus già che si chiamava da bambino, ma semplicemente fu Giochi Preziosi. E questo è scritto anche nel libro, che obbligò il direttore del doppiaggio e il suo staff dell'epoca, perché dovevano vendere i modellini, perché secondo loro, quando scrivevamo le letterine a Babbo Natale o imploravamo i nostri genitori, mamma, mi compri quel modellino, dovevamo ben sapere il nome del personaggio, e quindi non si doveva chiamare Seiya, Sandro, Seiya, Susso, chissà che, si doveva chiamare Pegasus già dall'inizio. Testimonianza anche il fatto che sia nelle scatole azzurre che nelle scatole a tempio non c'era Mur dell'Ariete o Mu di Aries, non c'era Aioria di Leo o Ioria del Leone, ma c'era Ariete, Toro, Gemelli, era più Cancro facile col e via dicendo. segno zodiacale, sì, me lo ricordo. Parliamo un po' di queste scatole. Allora, nel tuo libro tu inizi praticamente da quelli che sono usciti in Italia, anche se l'edizione giapponese originale Japan è uscita prima. Però, giustamente, chi ha conosciuto i Cavalieri dello Zodio, chi era bambino negli anni 90, ovviamente, li ha conosciuti in due edizioni, che erano la prima, arrivata con le scatole azzurre, e poi diciamo, il boom di Natale del 1990, che è stata quella con le scatole a tempio. Quindi la prima cosa che incontreremo leggendo il tuo libro è parlare delle varie edizioni che sono uscite in Italia, e poi ovviamente si va cavaliere per cavaliere. Io adesso le faccio notare, non per niente ho preso il mio segno zodiacale, perché vabbè, sono un po' di parte. Questa era la prima edizione uscita in Italia, con Giochi Preziosi, quindi la scatola azzurra che si apriva lateralmente, e poi Nome qualche anno dopo. tecnico, scatola azzurra, prima edizione, o Scatola anche azzurra, scatola anche blu, poi ognuno la chiama come vuole. scatola. Io anzi, scatole blu chiamavo invece quest'altre, che erano Sì, quelle poi ci ovviamente a azzecca di più, tempio. ci azzecca di più. Anche Esatto. Il cavaliere è esposto, quindi non lo trovate, ma comunque perché è questa l'altro è azzurro, edizione. questo è proprio blu, quasi Era violaceo su violaceo, sì, certi esatto. aspetti. In alcune stampe era più blu e in altre alcune erano un po' più violacee sotto certi aspetti. Esatto. Allora, non tutti sanno che, e nel libro tu ne parli, che anche il retro delle scatole non era identico in tutte le edizioni, no? Queste andavano poi buttate, vabbè, la maggior parte delle volte rimaneva solo il personaggio, sempre per questione di spazio. Però, Genitori all'inizio, cattivi, genitori cattivi. genitori cattivi, io non ho una scatola, mi sembra forse solo Leone era quello che avevo da bambino, non proprio a Pensa, io caso. piansi una volta perché mia zia obbligò, obbligò, gli consigliò, perché io ero in ferie, mi portai i vari modellini che avevo e avevo da poco preso il mio segno zodiacale, che era l'unico che avevo proprio la scatola. E mi ricordo che mia zia andò da mamma, ma no, dai, faglielo buttare, bene mia zia, io piangevo, ma butta, ma cosa ti servono? Sono, ma poi anche sti modellini, sono cavolate, ma butta, butta, sì, cavolate, cavolate che oggi Esatto. costano un sacco di soldi, sia la scatola che senza. Eh sì, infatti poi le scatole sono state la cosa più ricercata oggi dai collezionisti, anzi c'è chi vende solo il box. Qua Cianese dice che in Francia si dice argent, stava parlando di cavalieri. Spagna, argento, come si dice? Sai, non lo so, dovremmo leggerlo perché Non noi mi nella sono serie mai posto il originale. problema, sinceramente. Sì, diciamo Anche che anche perché la comunque dei Cavalieri d'Argento non c'era niente di modellini, a parte Castalia, ma Fenguetti, Tisifone non c'era Fenguetti. nessuno, non c'era Misti, non c'era Algol di Perseo, non fu prodotto niente, quindi non uscirono in quel periodo. Però molti, per esempio, ancora oggi danno la colpa, e c'è scritto nel libro, danno la colpa a Giochi Preziosi sul fatto perché dei generali del mare arrivarono solo 5, compreso il dio Nettuno, e di Esatto. Asgard solo 4. Ma ragazzi, in Francia e in Spagna fu la stessa cosa. I modellini come Crisaure, Megres, Thor, Mime furono
dei limited solo per il Giappone e si vincevano solo tramite determinati concorsi. Esempio, in Italia, da noi giochi preziosi, ritagliavi il codice a barre, mandavi una foto della tua collezione e potevi, se avevi fortuna, vincere l'arena. Eccolo, In non Giappone c'è era la stessa infatti. cosa. In Giappone dovevi sì fare questo per avere anche l'arena, ma ritagliando alcuni personaggi, perché tu, per esempio, per avere Mime e Megres non dovevi prendere Pegasus e Dragone, dovevi prendere quelli di Asgard, hai capito? Mandare il Esatto. codice a barre, sperare di essere fortunato e vincevi quei personaggi. Quindi è più complicato il discorso. Ovviamente io ho fatto una battuta adesso, però personaggi come il sacerdote, soprattutto il sagittario della guerra galattica, Odino, invece Megres e gli altri, era un po' diverso il discorso, non dovevi fare questa cosa qua, l'ho fatta come battuta. E quindi diciamo che Giochi Preziosi forse copiò anche da questa idea da parte di Bandai. Comunque sta di fatto che Giochi Preziosi non c'entrava assolutamente nulla in tutto questo, così come per la Francia, per la Spagna, è quello che Infatti, è. Ah, qui c'è scusami, dopo rispondo anche a Mingo, questa domanda. ti chiede quanto tempo collezioni e perché hai scelto Vintage da collezionare? Allora, Mi mi chiede questa riallaccio cosa. prima per farti concludere a te. Per Sì. Le quanto riguarda le scatole azzurre, come avrai letto, sono ben tre le varianti nel retro dei varianti. box, mentre le scatole a tempi erano un'altra cosa. Avevano la variante diversa, logo Bandai, senza logo Bandai nel retro, ma soprattutto Aquila di bronzo e Andromeda, che erano stati scambiati. Sì, Però le me lo varianti ricordo. sulle scatole azzurre, sì, era. Anche Qual nella era la pubblicità domanda? sbagliavano. Anche nella Sì, ma pubblicità infatti, facevano vedere l'Aquila l'Andromeda di notte, ma bronzo, era sì. Aquila di bronzo, me lo ricordo. C'è la domanda di Che Virgo, poi lo ecco. spot, dopo leggo, aspetta. Che poi lo spot televisivo era semplicemente ridoppiato, era quello Bandai Sì, originale, avevano ridoppiato. semplicemente. Allora, aspetta che da quanto tempo collezioni e perché hai scelto i vintage? Io colleziono praticamente ufficialmente dal 2018, da quando ho creato proprio il gruppo, il nostro gruppo, mettiamola così. E io in realtà avevo comprato qualche modellino prima. Quando nel 2007-2008 uscirono i modellini della Giochi Preziosi, presi tutti i 17 personaggi, quindi i 5 di bronzo e i 12 d'oro, non riuscii a prendere gli inediti perché erano appena usciti nei negozi di giocattoli e quindi in quel momento non c'erano ancora i 3 inediti. Li ho presi poi più in avanti e meno male perché li ho presi a 9,99 euro, quindi una sciocchezzuola proprio. Erano lì che dovevano essere smammati, insomma, sbolognati, come si dice qua. E però qualche annetto prima ancora di creare il gruppo avevo trovato in una fumetteria, ero andato lì, ero entrato un attimo, ho detto vabbè, vediamo se troviamo qualcosa a tema Cavalieri dello Zodiaco, ovviamente come fumetti, perché si vedeva chiaramente che a livello di gadget non aveva nulla. E quando vado alla cassa mi trovo proprio come dietro qua c'è la mia collezione, mi trovo il ragazzo lì, il negoziante, che aveva scatola a tempio di Luxor e scatola a tempio di Pegasus di fuoco, che avevo ovviamente l'immagine di Pegasus con la prima armatura. Sono stato lì e ho detto, caspita, non è il mio preferito Pegasus di fuoco, però è sempre Pegasus. Ho detto, beh, dai, lo prendo, aveva le istruzioni immacolate, ce l'ho ancora oggi. E c'era Luxor, ero molto indeciso, però perché Luxor ce l'aveva ancora la rimanenza di quando ero bambino, io mancava la scatola, però quello chiedeva 50 euro a personaggio, che oggi 50 euro non è niente, ma all'epoca per me erano Specialmente soldi. per i giochi preziosi, sì, effettivamente sì. Per Luxor specialmente è uno dei più rari da trovare in buone condizioni. Tra i più Luxor, difficili sì. da trovare, non è proprio tra i rari o rarissimi, ecco. No, forse tra i Diciamo primi di che Asgard è sempre difficile trovarlo bene, Luxor, l'ho notato. come avrai letto, c'è scritto un po' dappertutto, sono quasi tutti introvabili in questi ultimi tempi, ecco, Sì, soprattutto con le vero. scatole. Il ragionamento è questo: se tu li cerchi Infatti, senza scatole, c'è chi l'ha regalato agli amici, quindi adesso che stiamo dicendo queste cose penso che ci ha un po' riflettuto. ma anch'io avevo ottenuto dei modellini facendo a scambio. Io davo i bootleg e loro mi davano gli originali, quindi c'è, o Vai, 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 è un po' viceversa, furbetto, ecco, hai ce li scambiavamo. E quindi, comunque, sì, la mia collezione è iniziata così. Per quanto riguarda perché scegliere i vintage, io ad oggi, e penso si vede qua dietro, colleziono anche i Might Claw. Ho
Ho dovuto vendere, liberarmi di tutti i modellini Mightclaw Classic, proprio i primissimi, per dare spazio ai totem di ogni edizione annata, non solo con le armature sugli omini, ma proprio tutti i totem, Cavalieri d'Oro, Asgard, Nettuno, gli HK, quello che è. Ho lasciato solo gli Hexed, che è la linea più recente, però i vintage perché è un qualcosa che ti fa tornare indietro, oltre che essere pure più piccoli rispetto ai Eh mid, sì. quindi hanno anche, non hanno le ali, non hanno i mantelli, C'è salvo pure per meno spazio, alcuni, certo. c'è molto meno spazio, cioè c'è molto più spazio che si risparmia. Però è proprio una questione affettiva, anche perché io collego i modellini vintage alla serie TV, così come la serie TV la collego ai modellini vintage. Chi fa parte di quel periodo, come Io noi, quello che è nato a cavallo di fine anni 80, inizio anni 90, non può non aver vissuto quel periodo, e quindi anche i modellini. I Mythclaw saranno belli, moderni, ultra fantastici, super accessoriati, tutto quello che vuoi, però il gusto che ti dà, la sensazione che ti dà il collezionare o riprendere quello che soprattutto non hai avuto in passato, perché io ne ho avuti veramente contati sulle dita delle mani. È tutta un'altra cosa, ecco, almeno per me, ecco. Io infatti volevo mostrare questo. Tu sai la storia di questo cavaliere che, oltre ad essere uno dei tuoi preferiti, io ho un ricordo, un legame affettivo. Comprato la mattina della vigilia di Natale, e poi lo racconterò meglio comunque quando lo recensirò. Questo Pegasus V1, chiamato V1, e me l'ha regalato il papà di un caro amico mio che adesso il papà non c'è più, ma mi ricordo molto bene quella mattinata. E c'ho questa cosa questi bancali dei Cavalieri dello Zodiaco che c'erano, no? Quella mattinata di Natale c'era la fila, si entrava col numeretto nei negozi di giocattoli, tra cui c'erano questi personaggi e c'era questa edizione con la scatola a tempio. Io ero andato lì per Pegasus di Fuoco, parlando proprio di Pegasus, e invece poi non lo trovai e presi questo, e forse è stata una fortuna non averlo Molto trovato. fortunato, Io tra molto questi ce fortunato. n'era uno, è stato molto più bello. Infatti c'è Leonardo che ti chiede una cosa, che vuole un cavaliere abbastanza semplice da trovare, da quello che ti chiede, perché Facilissimo, proprio questo appena esco da casa lo è trovo subito, proprio. qui parliamo praticamente dell'elite. Quello no, è È uno che mi uno dei manca, che lo Santi sto Graal cercando. per quanto riguarda l'edizione italiana, quindi è molto, molto, molto difficile da trovare. Ma non parlo dell'omino con l'armatura, il totem, ma proprio lui lo sa, della scatola. Il vero problema sono appunto le scatole. Eh Che sì, rottura di scatole proprio. E vero senso quindi, della. battuta a parte, è molto, molto difficile. Soprattutto trovarlo completo, in ottime condizioni. Magari lo trovi, però manca l'istruzione, è strappato qua, cioè per chi ci tiene, diventa molto, molto difficile. È vero, è vero. Personaggio preferito, vabbè, noi lo sappiamo, chi segue il sito lo sa. Se ti chiedono il tuo personaggio, poi dirò anche il mio, ma penso che più o meno ci abbiamo gli stessi. Tu penso sia Pegasus, quello vintage. Beh, il mio è Pegasus, sia L'uno, come penso. carattere, come personaggio, soprattutto quello che si è visto nella prima serie, però se parliamo di armatura, ovviamente il primissimo Pegasus. Pegasus di fuoco ancora oggi non è che mi vada proprio a genio, Vero. però vabbè, bene o male, tutti, anche Ciryl il Dragone, soprattutto la prima armatura, che gli Era vuoi bella, dire? era bella. Quello è stato il primo mio personaggio e infatti è il mio preferito. Perché l'avevo preso con la scatola azzurra, l'ho ricomprato qualche anno fa con la scatola azzurra perché non l'avevo più e ricordavo appunto il casco, quello diciamo in gomma, quello più morbido, l'ho ritrovato in buone condizioni, mancava il libricino però c'erano le istruzioni. E quello è stato veramente un bel affare, non l'ho pagato neanche tanto ed era uno dei miei preferiti. Le Tu prime pensa edizioni che erano belle. era una domenica, mio padre mi portò da una sua cugina che aveva praticamente Ti sentiamo basso, Frank. aspetta un attimo, perché c'è Stefano Cerioni, ma forse secondo me ha sbagliato a... non so cosa fare qua, aspetta. Ti ho sentito per un attimo. Oh, ti vedo per orizzontale. C'è un attimo un problema di audio. Intanto c'è Leonardo che ci dice che ha avuto la mia prima versione.
C'è un problema. Non sento più Frank. Abbiamo perso un attimo Frank. Mi senti? Mi Sì, adesso ti risento, ma vedi? non ti... Ecco, è tornata, tornata la linea. Sì, mi aveva chiamato Stefano Cerioni, che penso che tu sai chi è. È Sì. colui che ha diretto, assieme al direttore del doppiaggio, tutto l'Ambarabacci Ciccoccò a livello di, come posso dire, di interpretazioni, di scelta dei dialoghi per quanto riguarda la serie classica dei Cavalieri. Io gli avevo detto, perché è un amico, comunque una bravissima persona, secondo me ha capito male, però vabbè. Se vuoi farlo entrare, non so se ce l'hai su Facebook, lui può entrare, basta che gli mandi il link, quello No. per entrare in diretta, hai capito? Non so se si può fare. Mi senti? Se digiri quello che ti ho dato a te, sì. Se ti do, Io non se riesco da digiri quello qua, che però ti ho aspetta un attimo, dato aspetta tramite un attimo. WhatsApp, lo può Me lo entrare, puoi insomma. mandare su Messenger? Perché io da qua non riesco a usare Di WhatsApp. Facebook, WhatsApp, così. Ok, No, mandamelo su datemi Facebook. intanto un attimo. Ok. Però non ti sento più. No. Intanto c'è Leonardo che ti... Non mi senti? Pronto? No, adesso non sto parlando. Comunque intanto ti mando la cosa su Facebook. Ok, abbiamo un po' dei problemi di linea. Oggi c'è... Ecco, ti ho riperso, Frank. Intanto ti mando... Vediamo questa cosa. Questo è il bello della diretta, ovviamente, no? C'è chi ha Certo, problemi di connessione, ma non mi chi funziona invece... neanche Facebook qua. Se è lo stesso dispositivo, Frank, credo che sì, capirai. Allora, aspetta un attimo, impostazioni. Se non è un PC, col Audio. PC un po' mi salvo perché apro più schede e mi salvo un pochino, insomma. Io non ho cambiato impostazioni, sai, quindi non so perché ti sento bassissimo. Sì, per un attimo è andata via, dato via l'audio. Poi a un certo punto ti ho risentito. No, Mi ma senti io ti sento adesso? bassissimo. Ah, no, io ti sento bene. Forse è il microfono. Aspetta che poi proverò ad alzarlo. Intanto ti ho inviato il link. Ok. Dimmi se ti è arrivato per Stefano Sì, che ha ecco qua. problemi ad Sì, ma si entrare. apre qua che è lentissimo. Ok. Allora, aspetta. Poi cerchiamo un pochino di recuperare. Meno male che avevo il computer acceso. Vedi? Ok. Ok, Allora, gliel'ho mandato. perfetto. Nel frattempo c'era Leonardo che ci diceva che aveva avuto un solo personaggio da bambino e che era Sagittario Scatola Azzurra, quindi la prima edizione. E il nostro Puoi primo provare a cavaliere. togliere le cuffiette perché non ti sento proprio. Ah, sì, guarda, posso. Provaci. Non ti sento più. Adesso, prova adesso. Mi senti Ma ti meglio? sento bassissimo. Perché? Secondo me è andato un po' il titto il sistema. Sì, probabilmente sì. Come mi senti adesso live? Molto, molto basso. Cercherò Sempre. di Allora, vediamo un po' essere se più magari vicino c'è il possibile. volume del microfono. Intanto saluto Samuele tra i Ok, io ho. commenti. Al massimo il volume del microfono. Spero che non ci No, sia un secondo me è ritorno proprio una perché questione live. di linea a sto punto. Sì, probabilmente sì, Dice perché che un non riesce, attimo Celione, ancora non riesce a entrare. con StreamYard. Nel frattempo c'è Ale che è tornato, che ci saluta. Non capisco perché. Ciao Anche Samuele. Samuele. Ok, c'è invece Pierluigi. Oh, Stava. ferma, ferma, ferma. Ho risolto. Ho dovuto cambiare uno speaker. Vabbè. Ok, quindi senti meglio ora.
Provavamo così Sì, perché. assolutamente è un grande peccato perché per Bandai erano importanti i personaggi, i cavalieri d'oro, quelli di Asgard, quelli erano, cioè i cavalieri d'argento, sì, ok, hanno fatto i cavalieri d'acciaio, ma perché era un po' d'obbligo secondo me metterli, perché anche se sono apparsi poco, però hanno avuto comunque un ruolo e poi erano stati creati apposta per il cartone animato, quindi puoi ben pensare, no? Esatto, i bronzi minori Vabbè, neanche. però per chi frequenta il nostro gruppo, il sito, il libro, quello che è, sa che comunque sono usciti anche in versioni inedite, è uscita Tisifone, sono usciti altri personaggi che prima non c'erano, fra cui anche Perseo, fra cui anche Eris pure, mi Misty, sembra, della Lucertola. Misty, ecco. Misty, E Misty, ovviamente c'è Ombra. anche un unicorno che è stato l'unico ad essere prodotto per quanto Davvero? riguarda i bronzi minori, sì. I 5 bronze che insomma c'era Leone, infatti quando ho visto Leone ho fatto ah, ma come c'è Leone poi c'è Unicorno da ragazzino, dicevo ma Leone poi ci dovrebbe essere Capricorno altri, e poi invece era Leone minore, Perché era c'erano poi Leone altre, minore, sì, era c'erano un'altra. Anche se se ti altre ricordi, costellazioni. quando combatterà contro un icono si vedrà un leone grande, non un Sì, leone vero, è minore, vero, Leone che classico, è vero. non si attaccava a nulla, ecco. Sì, che poi se non so se tu hai il fumetto. Sì, avevi il fumetto, non so se l'hai letto tutto, c'è un pezzo in cui lui dice una frase quando tornano al Grande Tempio, no? Quando c'è Lady Isabel con la freccia nel cuore, e tornano i cavalieri a proteggere Lady Isabel proprio nella parte finale, e c'è una vignetta che dice, ah, finalmente parlo anch'io, perché non avevo parlato per tutta la serie il cavaliere, c'era, E si soprattutto non vede avevano questo. fatto chissà che, a parte Unicorno che era quello più messo in vista, ma gli altri a un certo punto scomparvero per poi riapparire alle 12 case e poi dopo Esatto. sparire totalmente per tutto il Sì, resto, A parte nella serie di Hades, dove comunque avranno la loro piccola parte da eroi, ma poi tutto è finito lì. A parte poi beh, Omega, tutte quelle serie lì vabbè, extra. lasciamo perdere. Quelle Stendiamo un veramente velo sono. futuro. Sì, stendiamo un velo pietoso. C'è una cosa che volevo parlare del libro. Dopo che tu hai, diciamo, hai presentato tutta la parte della linea Giochi Preziosi, per ogni cavaliere hai parlato di alcuni dettagli. Fatalità, uno di questi dettagli io ho potuto verificarlo subito, mi aveva colpito parecchio quando stavo leggendo I Cavalieri d'Oro, c'era la versione Giochi Preziosi, e poi a un certo punto hai parlato della versione francese. Faccio un attimo, entro un po' nel merito di questo cavaliere, ma per ogni singolo personaggio ci sono elementi di questo tipo sul tuo libro, e quindi ne parliamo un attimo, cerco di farlo vedere. Hai parlato dell'edizione francese del Cavaliere di Vergine, della Bandai Francia, che è un po' simile a quella nostra con le scatole a tempio che si apre, c'è la parte in cartoncino che si apre, e avevi sottolineato il fatto che ce n'erano due edizioni. E queste edizioni si potevano distinguere dal marchio sotto al piede, ma soprattutto dalle parti ramate, come le hai descritte, dell'armatura, le parti in plastica, in particolar modo i coprispalle, le spalline e l'elmo, che si notano moltissimo. Ora, io qui non ho la possibilità di mostrare delle foto, spero che si riesca a vedere questa edizione, che è quella, come ho detto, Bandai Francia. E se si entra nel dettaglio, cerco di farlo vedere, forse si nota parecchio tra il totem e le parti in plastica, c'è stata praticamente una diversa verniciatura tra le varie edizioni, che poi cambiano anche nel corso del tempo, perché come sottolineato nel libro, Bandai perfezionava i cavalieri. Ecco, questo è un elemento secondo me importante del libro, ci tengo a sottolinearlo perché. Magari molte persone in casa hanno più edizioni, no? Hanno fatto, non so, non hanno trovato il Cavaliere della Vergine edizione Bandai del 1990, magari hanno preso Bandai Francia perché gli è capitato, magari qualcuno ha anche l'edizione giapponese, ne so, di Pegasus V1 o di Pegasus di Fuoco, faccio un esempio. E quindi c'è un po' una edizione mista dei personaggi. Però tu hai sottolineato nel libro che non sono tutti uguali, sia edizione italiana, quindi già tra quelli della Giochi Preziosi, ma soprattutto anche quelli esteri, perché le case di produzione erano diverse. Ecco, questa è una parte importante del libro, proprio per sottolineare il lavoro, secondo me, perché giustamente hai la possibilità di toccare con mano, ecco, se c'hai il personaggio, oppure dire quale versione di Vergine ho, francese, quella con le parti ramate o quella con le parti lucide, quale ho capitato, quale ho trovato.
E quindi È un motivo per il quale io ho inserito l'edizione francese e non un dossier sull'edizione spagnola, perché la Francia è la nazione che ha anche la propria sede Bandai, non esiste Bandai Italia o Bandai Spagna. Parlo dell'epoca, parlo dell'epoca. E comunque ancora oggi abbiamo Bandai Italia, ma come pagina, non abbiamo Bandai Italia come struttura come proprio. struttura, esatto. E quindi i francesi ebbero diverse varianti, non una per ogni singolo personaggio, ma diverse. Se tu guardi la scatola di Virgo che hai fatto vedere, Sì. noterai sulla parte destra in basso, noterai un made in qualcosa. Cosa c'è scritto? Taiwan, Made in Taiwan, cioè l'edizione Taiwan. Made in Taiwan erano gli stessi che arrivarono per noi con i Cavalieri d'Oro. Attenzione, esiste il Made in Taiwan, che sono i bootleg non ufficiali, mentre Ok, quindi quelli quelle. Bandai che arrivarono in Italia, solo i Cavalieri d'Oro avevano la scritta sotto al piede destro Bandai Made in Taiwan, mentre i Cavalieri di Bronzo e tutta l'ambarabà CC Coco che ne conseguiva dopo aveva sempre Bandai con le varie annate. Molti hanno Esatto. sempre detto, mi hanno sempre chiesto anche, ma Bandai Taiwan vuol dire che è un fake? No. Se sotto al piede destro c'è scritto solo Made in Taiwan, è un falso. Se invece c'è scritto Bandai Made in Taiwan con l'annata, è perché solo per i cavalieri d'oro, da Ariete fino a Pesci, arrivarono in quel modo. E in Francia la stessa cosa, con la differenza che in Francia però ebbero altre varianti. La versione Macau, che è la più rara in assoluto sui vari personaggi, e anche l'edizione giapponese. I francesi ebbero la stragrande maggioranza di quei personaggi importati direttamente dal Giappone, cambiava solo la scatola. Quindi cosa vuol dire? Se di Virgo esistono due varianti giapponesi, più quelle spagnole, più quelle francesi, più quelle italiane, che cambiano di dettaglio in dettaglio, colorazione per colorazione, non se ne esce più. Ecco Esatto. perché io sconsiglio di andare a prendere pezzi sfusi o non dalla Francia o dalla Spagna, cosa che fanno poi anche tanti italiani. Ecco perché oggi un po' Esatto. C'è torniamo alla mischione, vecchia no? live dell'altra volta, per chi non l'ha vista se la vada a rivedere, perché altrimenti qua facciamo domani mattina. A raccontare Diciamo sta cosa. che il motivo principale per cui sconsiglio oggi di iniziare a collezionare sono soprattutto per due motivi. Il primo, i prezzi troppo alti. Quello che io trovavo a 50, oggi viene uscito con 120 euro minimo, con condizioni diversamente da quelli che ho in vetrina. I miei sono praticamente come nuovi ed è difficile trovare soprattutto a 120 euro come nuovi. Ti trovi box rotti, pezzi mancanti, personaggi non in ottime condizioni, e quindi già questo fa passare la voglia, perché un conto spendere a personaggio 30, 40, 50, un conto spendere a personaggio 120, 130, e chi più ne ha Esatto. più ne metta. Inoltre, per il mischione dei pezzi, la maggior parte dei rivenditori, eBay e fuori eBay, vanno tutti in Francia, in Spagna, dove coglio della serie, ecco. Sì, La prendono un maggior lotto parte di delle volte, pezzi e fanno. ah, ok, completo. Non stanno neanche lì a guardare se le mascelle dell'elmo di Orion sono uguali, o se le talloniere di Cigno, o di Cancer, o di Sagittario sono lì uguali. Molto spesso capitano le problematiche proprio per questo motivo. Però se tu vai a prendere un pezzo francese o spagnolo, edizione storica e non, ci sono delle differenze abissali, che è Enormi, tutto enormi. spiegato, è tutto, perché il bello del libro, che non ti porta solo l'effetto nostalgia, il ritorno al passato, e spiega questo, spiega quello, aggiungi questo e aggiungi quell'altro, ma porta le schede personaggio per personaggio, cui non porta solo l'edizione storica, ma l'edizione storica Japan, l'edizione HK, la variante italiana, la variante straniera. Cioè, infatti, hai fatto vedere tu prima Bilancia, c'era il totem di quello, il personaggio di quello, il personaggio Esatto. dell'altro, cioè non si finisce più, ecco. È veramente una guida non completa al 100%, ma di più, al 200%. Esattamente. E quello è solo un esempio. Comunque c'è un ospite che si è connesso da poco.
Adesso tu forse lo conosci, io no, anzi grazie che lo hai invitato, adesso lo invitiamo in diretta. Saluti. Buonasera, ciao Ciao. Stefano. Ciao Frank, signor Lionheart, noi non ci conosciamo. Non ci conosciamo, Io è un l'ho piacere. sessionata quando era ragazzino, per cui Immagino. c'è qualcuno i cavalieri, per cui ci conosciamo in altra veste. Ma niente, È un no, grande perché onore stasera, eh. È un Grazie, piacere, Frank, ma sono qui davvero. per te, lo sai, no? Che... No, parlavo per lui che c'ha te, mica per me. Ah, ecco. Beh, Grande. Lionheart, quanti anni hai, Lionheart? 42 quasi. Ma ne dimostri pochissimi, cioè, ma vedi Grazie, che fanno grazie, meno fan male. bene i Un cavalieri. pischello, È un pischello? è un pischello. Va. No, niente, volevo fare una Esatto. visitina, mi aveva invitato, ho detto, ma io ho dato un'occhiatina al suo libro, molto interessante, che mi ha riportato indietro. Io sono uno dei totem a cui fa riferimento Franchetti, io sono un originale vintage dell'epoca, avevo già qualche anno, per cui sono proprio italiano, originale, non sono un Bandai, Non non è sono una scorta Bandai esterno. di scarabin, eh? Vintage su di te, vintage Cerioni. Vintage, vintagino, infatti mi sono cotonato un po' per essere venuto male, però comunque, giusto per essere in linea. Sto qui buono buono, no? Ascolto quello che dite, perché è un universo che non conosco. Il Cioè, libro è stato conosco... creato anche per questo. Ora, non so chi, per chi non lo conoscesse, Frank, fai le presentazioni al gruppo, al canale, insomma, chi è in linea, magari Allora, qualcuno non conosce, Stefano Stefano. Cerioni è colui che ha diretto assieme al direttore del doppiaggio Sì. Enrico Carabelli, oltre che Tiziana Tosolini, come tutto lo staff di quelli che decidevano, traducevano, sceglievano dai nomi dei personaggi, al di là dei giochi preziosi, come ho detto prima, ma i vari colpi, il fatto, tipo quando Crystal arriva alla casa di Scorpio, o quando Alcor, io dico sempre, va via assieme al gemello Mizar, tutti quei dialoghi è opera di questo signore qua. Sì, sono il responsabile di quelle scelte, dei Colpa tua. dialoghi. Colpa mia, lo Vediamo. ammetto. Che è Ero stata giovane. poi una delle cose che diciamo, ha differenziato i Cavalieri dello Zodiaco in Italia, perché a livello di traduzione e di adattamento, ancora oggi, se uno gira sui gruppi a tema, non solo quello di Frank, poi ce ne stavano anche altri, i mitici eroi giapponesi, quindi trovi i Cavalieri dello Zodiaco o ce n'è uno che ogni tanto pubblica le battaglie più belle dei cartoni animati, e ogni tanto capitano quelli dei Cavalieri. Ce n'è una in particolare che tutti piacciono, del dialogo, che è appunto quella che ha detto prima Frank tra Crystal e Scorpione, in cui dice: si dica che Crystal ha Le combattuto, ma non si lacrime non dica si che Andrea addimpano è dal viso di un cavaliere di Atene, ma come posso non piangere per Andromeda che ha versato nel mio gelido colpo il corpo, il caldo soffio della vita? caldo soffio della Lui vita. non ha badato al rischio che stava correndo, ha gettato la sua vita come fosse una Una foglia foglia al abbandonata al vento. vento. Non sto leggendo nessun copione. A Ma memoria. Esatto. tipo Divina I Commedia, come c'è traumi infantili. Traumi infantili. Vito che ti saluta, Ciao, Stefano. abituato, grazie, buonasera a te, grazie Io Stefano mille. ce l'avevo su Facebook da anni e una volta che ho avuto l'onore di avere Ivo De Palma ho detto, caspita, cioè, faccio 30, faccio 31, faccio 32 con la Cericola e gli altri, ma mai immaginare tutto questo. E un po' mi è dispiaciuto perché sappiamo che la voce di Phoenix non c'è più e sicuramente lui è uno che avrebbe accettato quello che mi è stato raccontato. Io non sono uno scrittore, non sono un intervistatore, è dall'estate scorsa che ho avuto l'onore di intervistare gli interpreti di questa meravigliosa orchestra chiamata Doppiaggio Storico dei Cavalieri dello Zodiaco. Ma noi Beh, il doppiaggio italiano è forte veramente dappertutto, ma sui Cavalieri credo che abbiano veramente realizzato tante cose. Poi erano tante voci diverse, oddio, qualcuna, ad esempio quella appunto di Tony Fuochi che hai citato poc'anzi, lo ricordo, poi io sull'udito so, non tanto con la vista, ma insomma con l'udito riesco a risentire la voce di un doppiatore. A questo ha parlato, era il personaggio, e ricordo che era Togrades e Toro quando non era presente. anche Thor di Asgard.
o anche Thor di Asgard. E poi ricordo invece molto bene che, ne so, che alcune serie TV, non so se ricordate Devilman o Vultus 5, in cui c'erano alcuni doppiatori che con la voce in falsetto, perché magari erano pochi, no? E quindi cercavano di ricoprire questa cosa. Invece i Cavalieri, a parte una puntata, ricordo Dragone, c'è avuto un attimo, che era, a parte i primi due all'inizio episodi... All'inizio non era Balzarotti, poi dopo per un episodio... Doppiatore. Mi fu, oh no, gli otto pezzi dell'armatura. Sì, quel pezzo mi dell'armatura. Piace Pegasus. C'era un'altra voce. E poi da lì, cioè, quando senti queste voci, ormai è così. Cioè, per esempio, Ivo De Palma lo ricordo su un filmato di UAV di Devilman, la Genesis e l'Arpia Silen erano usciti negli anni 90 con le cassette della Granada Press, però sentivo Akira che parlava, ha detto ma questo è Pegasus, mo fa il fulmine di Pegasus, mo cioè deve essere non si trasforma in Devil, me ne mette l'armatura e per forza. Erano i pezzi da 90 proprio per antonomasia, cioè erano gli intoccabili, erano quelli che erano chiamati dappertutto. Sì, comunque Stefano qui può... come può confermare che fu colpa di Giochi Preziosi, ma anche le varie scelte che lui stava adoperando su Pegasus e gli altri a livello di nome, e poi arrivò a Giochi Preziosi e no, ciao. Sì, no, beh, Giochi Preziosi fu all'inizio di tutto. Fu all'inizio di tutto, furono loro a obbligarci, tra virgolette, a consigliarci di usare i nomi delle costellazioni, più che potevamo, li abbiamo accontentati. Ma non credo fosse cattiveria, perché non credo sapessero bene nemmeno loro. E la cosa bella del libro di Frank è che mi chiarisce l'idea anche su questo punto. Cioè, visto che loro nelle scatole mettevano diversi refusi, errori, che diviso, per cui addirittura facce diverse su armature diverse, stessa faccia su armature diverse. Quindi è evidente che non avevano la minima idea nemmeno loro di quello che stavano andando a toccare, no? Per cui figurati se potevano istruire noi. Io credo che anzi aspettassero da noi qualche consiglio, noi ben lungi da dargli, perché dai, dacci almeno 5 copioni in più, cioè non potevamo sapere quello che succedeva. Infatti la cosa, sì, più tipica del... Dimmi. Sì, perché Giochi Preziosi era per vendere, cioè loro interessava questo. Per loro era importante, come ho detto prima, che noi bambini dell'epoca andavamo a dire bene ai genitori il nome del personaggio, e il genitore ignorante in materia andava bene dal negoziante: io voglio Pegasus, voglio Aquila di bronzo, neanche Castalia, Aquila di bronzo, che noi ovviamente chiamavamo Castalia, mica la chiamavamo Aquila di bronzo, però... Io mi ricordo quando vedevo i Cavalieri d'Oro, non è che stavi lì a pensare, aspetta, Scorpio, no, Scorpione, quindi Scorpio, Vergine, Virgo, quello era. Cioè, poi ognuno di noi aveva il proprio segno zodiacale, ce l'ha ancora oggi, e quindi... Quello era un'altra cosa che vi accompagna per tutta la vita. Ce li portiamo dietro, sti Cavalieri qua, come le armature, no? In fondo è la stessa cosa, perché quello che è la vostra, come dire, la nostra di tutti, data di nascita, l'ascendenza zodiacale, è qualcosa che rimane fisso. Per cui in qualche modo, per quanto possa, uno possa non credere ai oroscopi, che è chiaro che sono tutte un po' così, però c'è una sorta di, come dire, influenza nel fatto che si vuole appartenere a un segno zodiacale, per cui io sarò Scorpione tutta la vita, io non mi sogno di salvare Crystal, però resterò Scorpione tutta la vita, anche se non ho la grandezza epica, la piccola malvagità di Scorpio a confronto di un altro di grandissima generosità, che è stato l'unico, già automaticamente difendo Scorpio, l'unico Cavaliere d'Oro ad aver capito e ad aver salvato, in seguito alla propria convinzione, benché fosse dalla parte di Arles. Quindi, insomma, alla fine ci si continua, ma io credo che Giochi Preziosi sapesse meno di noi, cioè loro hanno fatto, gli è andata bene, è andata bene un po' a tutti, tutto sommato, no? Però l'operazione è stata, dal punto di vista, come dire, più artistico che commerciale, una cosa incredibile, perché loro hanno detto, vabbè, noi vendiamo i giocattoli, ma non sapevano se li avrebbero venduti, perché all'epoca andavano di moda le ragazzine sfortunate, che aveva orfane, che moriva il fratello di qualsiasi cosa, c'aveva il gatto che stava male, erano queste le eroine dell'epoca, e sui Cavalieri. Quindi tutto sommato il libro di Frank illumina anche questo coraggio. Diciamo che in Giappone la Bandai e la Toei Animation, che è quella che ha creato proprio il prodotto dell'anime, volevano della serie basta robottoni, e piacque l'idea di Saint Seiya proprio perché erano dei ragazzi, o comunque uomini,
almeno per quanto riguarda i cavalieri d'oro, eccetera, eccetera, che avevano queste armature sfavillanti legate poi a un potere legato a sua volta a una costellazione o stella, quello che è. Per quanto riguarda i giochi preziosi, loro sapevano il minimo indispensabile, ma si vedeva già nella descrizione delle scatole azzurre che parlavano di galassie, cui le galassie non ci azzeccavano assolutamente nulla. Se poi andiamo a vedere il libretto, dove il libretto pubblicitario usciva all'interno delle stesse scatole azzurre, cui era confuso Crystal, Consiglio Dragone, per quanto riguarda la descrizione, così come Aquila di Bronzo con Andromeda la Notte, che scambiarono sia nello spot TV che nei box, e come ha citato prima involontariamente il nostro Stefano, per Cavallo del Mare e Dragone del Mare, cui su Dragone del Mare c'era l'immagine del modellino di Cavallo Vero. del Mare e viceversa, e quindi non sapevano più di tanto. E ancora oggi, io per esempio ne ho parlato con Stefano l'altro giorno, penso che anche tu hai visto il mio post dove ho preso il gioco da tavolo, il grande scontro di giochi preziosi del 2000-2001, no? E c'erano tra le fiche anche alcuni personaggi dei generali del mare, così come di Asgard, nonostante però il gioco è incentrato sulle 12 case, ecco. E i nomi erano totalmente stravolti dalla serie Tanto per fare, ecco. Quindi figurati. Non All'epoca sì. sapevano bene, nemmeno loro. È stato tutto così. Forse avrebbero dovuto vederlo, però almeno, no? Quelli che hanno fatto le scatole, almeno vedere la serie. Però probabilmente lo hanno fatto, ma chissà nei metodi di fabbricazione quale si è infilato quello. Guarda, oggi dov'è che non sapeva quale è, allora ho detto, beh, io metto Magari questo. lì erano i grafici che giustamente non avevano il tempo di stare lì, anche se poi oggi è più facile. Basta andare su Google e scrivere, che ne so, Ma cavallo del mare, cavaliere dello zodiaco, ti esce un minimo, ecco. prima che ci fossero i Cavalieri dello Zodiaco, internet, scusate, era inconcepibile. Quindi noi abbiamo creato anche internet, oltre ad aver fatto i Cavalieri dello Zodiaco, perché adesso che l'hanno creato apposta per andare a cercare i modellini di Frank. Tu metti il Drago nel mare, ah, allora Esatto, facciamo trovi. ecco, Beh, facciamo una cosa. adesso se vai su Google, come anche succedeva prima, però adesso di più, avendo l'editore, avendo Mondadori, Feltrinelli e chi più ne ha più ne metta, trovi il nostro libro, ma di conseguenza esce anche il nostro gruppo e quindi ti trovi anche l'intervista con te, ti trovi di tutto per quanto riguarda il nostro gruppo, ecco, da Facebook, Instagram, trovi veramente qualsiasi cosa. Se non c'è su internet, se non c'è su Google, intanto ti saluto Grazie, Leonardo, Stefano, appunto. e se non esiste, quindi se non lo trovi là è praticamente impossibile. Io ricordo una cosa che qualche tempo fa era proprio un tema di doppiaggio, visto che c'è Stefano e ne approfitto, con degli amici che, sai, tra le fiere, alcune serate, poi alcune volte, oggi ci sono anche delle serate in cui ci sono delle band che cantano le musiche di cartoni animati, alcune sono qui a Roma, anche in varie parti. Quindi poi trovi tutti, diciamo, nerd, va, chiamiamoli così, comunque appassionati di personaggi. C'è quello che piace Kenshiro, quello che gli piacciono i cavalieri. Quindi si parla di queste cose. E là ci sta il fissato che magari di una qualche serie gli piace vedere quella col doppiaggio originale, che per carità ha il suo fascino, è nata così. Però io sempre ho detto, ma scusate, posso capire magari qualche serie che è stata un po' storpiata qua da noi, insomma, è quasi Magia Johnny che c'era dei nomi orrendi su alcune cose, come mai quella Tinetta, erano stati fatti un po' per bambini. Ma i Cavalieri sono nati per un pubblico adulto, cioè i temi, le parole, ma anche io mi ricordo una frase, quando c'era Fenix che muore dopo il combatte con Virgo, e c'è che parla d'Andromeda che decide di combattere, dice: "Hai perso un fratello che hai ritrovato, un giorno ritroverai un fratello che hai perso." Cioè, avevo un bambino, no, di 10 anni, 11 anni, alcuni dialoghi erano particolari, erano forti. Cioè, Maggior penso parte che i lo Cavalieri sia stata, a mio piacere, a di là che mi piace tantissimo la serie, come mi piace tantissimo Cane Guerriero, ma ogni volta che la rifanno, adesso non ne fanno più, me la rivedo, no? Ci sono cresciuto, Mazinga, Goldrake, i Robottoni. Però c'era stato un doppiaggio quasi poetico, no? Io posso capire qualcun altro, qualche puntata non hanno fatto in Italia, o se cambiava qualcosa della trama, perché magari è stata, non dico perfetta, però è talmente bella che ridoppi, che ti vedi, perché devi disattivare l'audio italiano e metti i sottotitoli sul DVD? Io ho sempre detto, cioè, che magari va vista così. E
e basta. Se ci fosse stata una puntata non, inedita in Italia, ok, non c'è. Per esempio, mi ricordo che era il Mistero della Pietra Azzurra, c'è una puntata che non hanno mai trasmesso, e quella la vedi giustamente con il col doppiaggio originale. Però c'è quello, ci sei cresciuto, no? Quelle voci ti riportano indietro nel tempo. E questa è stata sì. È così. Grazie, una bellissima testimonianza di cui ti ringrazio, perché è un complimento neanche tanto indiretto. E quindi lo ritengo, io mi ritengo fortunato di essere capitato lì in quel momento, perché mi sono potuto sfogare. Lo dico sempre, forse alcuni mi hanno anche rimproverato, dico ma ti sei preso un po' troppe libertà, ma io dovevo. E io avevo, fai conto, una pagina di copione di 10 battute, io ne avevo tradotte 2. Quindi tutto il resto era vuoto. E siccome gli episodi erano concatenati, ma lo abbiamo scoperto strada facendo, nelle altre serie non era così, se cambiavi qualcosa e ti azzardavi nella trama, e ce n'erano tanti di trabocchetti, Patricia, le fantasie misteriche di Lady Isabel, tante cose che potevano sviarci dal canone principale. Così, piuttosto che inventare qualcosa di trama o dare delle anticipazioni dedotte dalla propria intelligenza, che poi quasi mai erano indovinate, si è dovuti, io almeno ho cercato di approfondire di più il personaggio, dovevo soffermarmi sul personaggio, se no cosa scrivevo? Potevo scrivere qualcosa che poteva urtare anche lo sviluppo armonico della serie. È andata bene, devo dire, perché con questa tecnica ho sviato tutte le interconnessioni di trama che erano pericolose, no? Tu arrivi al 4 episodio, fai dire una cosa, al 6 lo negano completamente. Cosa fai? Dici, vai dal tuo capo e dici, scusate, potremmo ridoppiare la 4ª, che tra l'altro è andata in onda, e dici, scusate ragazzi, ci siamo sbagliati, ma questo episodio non era questo, dovevamo, ecco, cioè, no, non si poteva fare. Quindi è stato anche gioco forza, è stata fortuna. Diciamo su questa cosa, quant'era il margine di puntate che vi davate più o meno per una? All'epoca con i Cavalieri sì, cioè arrivavano col contagocce, poi a un certo punto, lo sapete meglio di me, hanno addirittura cessato alla casa alla quinta casa, no? Cioè non sono sparito improvvisamente. Ecco. Guarda, è un trauma proprio. Ho fatto vedere prima, è il mio segno zodiacale, ecco, ce l'ho qui. Io ricordo, ricordo questo fatto, forse molti ce l'hanno, intanto c'è Virgo che ti saluta, Stefano. Grazie, e ciao. Mi ricordo che praticamente era l'estate, era finita la scuola, era nel 90, c'erano i mondiali, stavano per cominciare i mondiali d'Italia 90. Totò Schillaci. Con Totò Schillaci. Io ricordo che c'era un amico che si chiama Mirko, oggi scrive anche lui libri, pensa, è molto amico anche di Palma, un giorno spero di invitarlo qua, così un giorno magari c'è questa occasione, e ci telefonavamo perché era finito scuola, non ci vedevamo per raccontare la puntata, a un certo punto ci chiamavamo, ma che è successo, che l'hanno fatta in un altro orario, no non c'è, guarda, ma come ne la fanno? Il giorno appresso ricomincia dalla prima puntata, tra parentesi che non avevo visto, perché io tipo dalla terza alla quarta l'ho visto, ho fatto oddio no, sono finiti i Cavalieri. E ricomincia da capo, io sono rimasto così, vabbè, passa l'estate, passano i mitici, passa la partita con l'Argentina, l'Italia 90, e ricordo che io quell'anno poi ho cambiato anche scuola, perché siamo trasferiti di casa, comincia a settembre, rimettono in onda la serie di Cavalieri, sempre su Odeon, io sono di Roma, lo vedi dal cappelletto, e praticamente ricomincia, finalmente, vai, ricomincia, andiamo avanti, tipo settembre, dai, così. Ritorno a casa del Leone, avevo paura a vederla, questa l'ho vista, e si riferma, e detto no. Poi per fortuna un mio amico che da scuola dice, oh guarda che è continuata, metti Italia 7 qua dopo qualche giorno, come è continuata? E ho perso un paio di puntate, però finalmente c'era Cassius morto e andava avanti la serie, il sacrificio di Cassius. Ah, finalmente. E lì è stata anche, ricordo, tra virgolette, è stata anche una concomitanza di eventi, perché poco prima di Natale avevano fatto le puntate con le nuove armature. E c'era l'arrivo delle armature... Andromeda della notte, Pegasus di Andromeda della notte, sì. La luce. Con Mizar che c'era... Quindi, perché in una puntata poi si vedono tutti, no? Arrivano tutti con le armature nuove e fanno vedere poi le armature dei Cavalieri di Asgard che le indossano. Quindi praticamente ci avevi a disposizione i 12 Cavalieri d'Oro, l'avevi visti tutti. Quindi potevi scegliere i Cavalieri d'Oro. I 5 vecchi Cavalieri... E c'era già con una puntata, ce n'erano praticamente 7 nuovi, 8 nuovi potevi comprare. E ricordo, l'avevo raccontato prima a Frank e alle persone che stavano sul canale, Natale di quell'anno è stato un boom dei Cavalieri dello Zodiaco, tra i vecchi Transformers che uno comprava, i robottoni,
ma anche le ragazze uscivano con i cavalieri perché erano innamorate di Sirio, di Drago, cioè c'erano state di bambine queste cose, questi bancali di cavalieri enormi. E poi c'era la possibilità, giustamente, la faccio rivedere questa scatola qua, che tu la aprivi e vedevi il cavaliere, diceva voglio questo, guarda che bei pezzi che c'ha, questo c'ha le ali. E c'era, c'è stato questo boom, quindi insieme così, è stata una cosa meravigliosa. E poi Asgard d'inverno, quindi il Natale, il freddo, la neve, i cavalieri, cioè proprio è stata... La fortuna... È stata bloccata, perché se succedeva d'estate, non la cioè d'estate i cavalieri di Asgard, a Natale arrivavi più o meno con quelli di Nettuno. Erano 114 episodi, esatto, quindi era, c'era stata questa cosa. Ma ricordo che adesso dovete togliere una curiosità, però io me lo sono sempre chiesto, le ragazze dei cinque bronzini quali amavano di più? Allora, io delle donne ti posso dire una cosa, siccome frequento anche le fiere e qualche volta mi sono anche vestito qualche volta da Capitan America, qualche volta da Pennywise, quello di It, il clown di It. Tra l'altro i cosplay molti li fanno dei cavalieri e se c'è un cavaliere, non so, che attira è Sirio il Dragone, forse i capelli lunghi. Sirio il Dragone è stato, lui fa anche un po' Crystal, che sai, il biondo con gli occhi azzurri, però tutte le ragazze che ho notato Sirio il Dragone, se ce n'è uno che sta bene, c'era un cosplayer famoso che ci assomiglia tanto, ci ha fatto delle foto tempo fa, a torso nudo, c'è anche un fisico, e con dietro uno sfondo fatto a cascata, no, sembra ho lui. Capito, ho capito di chi parli, esatto. Sì. Ed è un cosplayer famosissimo su Instagram, così. Lui quando fa Sirio il Dragone, va alle fiere, tutti a fare le foto con lui, tutti i ragazzi e le ragazze vanno con lui, quindi trovi, che so, altre vestite, Sailor Moon vicino a Sirio il Dragone. Dei cinque bronzo credo che vinca. È perché somiglia a Marzio, capelli neri, capito? Così esatto. Esatto, c'è stava, c'era, era interpretato da Marco Balzarotti, Milord, eh? Quindi Sirio il Dragone, sì. fatalità Sirio il Dragone, forse la voce anche, no? La voce era sensuale, era voce, anche Batman, c'è anche Batman. È vero, anche Batman da serie per la l'uomo serie animata di Batman, sì, e anche quella attuale sembra a cartone animato, c'è Marco Balzarotti, sì, e ha fatto anche Shredder nelle Tartarughe Ninja. Shredder, esatto. È vero. Avevo lo VHS di due episodi delle Tartarughe. Irriconoscibile in quella serie, se io non l'avrei mai detto. Io l'ho sempre detto anche a De Palma. Io vedevo Tommy alla Stella dei Giants perché c'erano tre personaggi principali, la voce di Sirio Dragone e la voce di Pegasus. Io vedevo sta è serie vero. Solo per voi. È vero, è lui su Tommy alla Stella dei Giants. Certo. Adesso stavo... Ivo De Palma anche altri tipi di doppiaggio, ma lasciamo perdere. Ma io l'ho sentito, sì, l'avevo sentito sulla serie, quello del doppiatore Sirio il Dragone, sì, ma anche in un film mi sembra di averlo visto, averlo sentito qualche tempo fa. Ivo De Palma fa anche uno spot televisivo, in carne ed ossa proprio. Lo ha fatto ancora? Io lo ricordo. L'ha fatto anni fa, nei primi anni 2000 mi sembra. Prestito. Vestito, beh certo, ma è uno spot televisivo. Era vestito da Pegasus. Sì. Beh, no, ormai diventi quel personaggio, no? E ai maschietti invece, normale, cioè indipendente, più, forse più i cavalieri d'oro. Tisifone è quella che tira di più a livello femminile. Per i maschietti. Non mi sbagliare qualche commento, Sì, beh, c'era anche, come si chiamava il cavaliere, quello con la frusta di che tenta di fermare Andromeda prima di partire, che era quella, la compagna... Ah, Giunte. Giunte. Qualcuno ogni tanto... Cassali e Tisifone, qualche cosplay lo trovi, sono personaggi femminili che un po' attirano. Beh, poi c'è magari il gruppo con Lady Isabel davanti. Che è un ragazzo scritto Nemes in italiano, sì, ma si chiama Jun, ovviamente. Con Maoni di Scuola di Polizia e Kratos dei Cinque Samurai. È vero, Kratos lo ricordo. Kratos sui Cinque Samurai lo ricordo. Ivo De Palma ha lavorato anche per Love Milicia, di Cristina D'Avena, in carne ed ossa. Ed era anche la voce di Mirko, possibile? La voce di Mirko, sì, esatto. Quelli erano i doppiatori, i pezzi da 90 dell'epoca. Sentivi dappertutto. C'erano dappertutto. Cioè. Ci saluta anche a VK Studio. Ciao carissimo, ciao, grazie. Altro amico.
sono tutti amici qua. Tutti appassionati. Sì, all'epoca era forte, lo ricordo quando sentivi, quando c'era il doppiaggio, le canzoni, non era facile, perché poi le musiche, la grammatica giapponese, no? È un po' difficile poi da coordinare magari il movimento con la bocca ed alcune sequenze. Magari molto spesso alcuni dialoghi sono anche fuori immagine, no? Faccio un esempio, tempo fa hanno fatto rivedere sempre sulle classifiche i scontri più belli dei cartoni animati, c'era Dragone contro Cancer nella casa quando Dragone acquista il potere, no? Esatto, gli dice, c'è un pezzo che gli dice Cavaliere d'Oro, urla in questa maniera, no? Mi hai E si fatto vede che... uno dei dialoghi più Esatto, sì, quando sa... E in quel possenti. Mai momento si avrei vede che pensato. inquadrano il volto di Cancer in primo piano e si sente la voce sotto che parla. Ora, non so se nell'edizione, perché non l'ho mai visto nell'edizione originale, col doppiaggio originale, però magari in quel momento... non so, Stefano, forse mi può confermare questa cosa, magari si sono sfruttati. Qui ti fermo io. La maggior Sì. parte dei dialoghi, quando vedi DVD, queste cose qua, c'è un ritorno delle voci. Succede per tutti gli episodi. C'è sempre un piccolo Ok. ritorno di voce, ma lì è proprio anche le VHS erano così. È proprio la questione audio rispetto alle tecniche, le tecnologie di oggi, insomma. No, no, io mi Quindi. riferivo a quello, no, mi riferivo al fatto che magari si sfruttasse per inserire una qualche trama, no? Una parte di dialogo in più, il fatto che magari il personaggio in realtà non parlava, però non era inquadrato in quel momento e magari si poteva prolungare la storia. Immagino Il che bello era quello, queste sì. cose... È stato fatto più volte questo, bravo, proprio bravo, perché allora io ricordo anche in quello scontro, mi pare che Sirio parlasse fuori campo mentre Scorpio ammazzava di botte Scorpio, cioè per cui vedevi la faccia di Scorpio e dietro però ascoltavi la voce di Sirio, perché esisteva solo Esatto, Sirio. esatto. E non ricordo se l'abbiamo fatto apposta, però Carabelli da questo punto di vista era veramente bravo, era veramente un maestro. Sono state fatte cose che anche rischiando forse, perché ad esempio questa è una cosa che mi ricordo, poi ci fu un periodo in cui eravamo talmente presi dalla serie che abbiamo osato un po' di più e abbiamo pensato Gemini doppio e quindi abbiamo inserito anche dei dialoghi in più per descrivere meglio il doppio carattere di Gemini, no? Al punto da mettere una voce addirittura femminile. Poi non, Lo la ricordo, cosa vediamo. non è più, ed è stata una cosa, un sperimentale che in sala era, non vi dico molto bella, perché ci c'erano tutti i piani di voce, poi emissione televisiva queste sfumature molto belle di piani di ascolto, no? Di cui Carabelli era veramente bravissimo, cioè tu parlavi così e c'era uno che diceva, e l'altro intanto parlava. Sono cose affascinanti dal punto di vista audio. Lui queste cose impazziva. Quando poteva fare qualcosa di questo, crea questa sua creatività, la metteva. E quindi sì, quello che dice Lionel è assolutamente vero. Anzi, non so se mi ricordo le tante volte che l'abbiamo fatto. Ricordo quella di che ha citato lui e ricordo Gemini. E poi ogni tanto anche qualcosa in più, e poi le citazioni di Anche Gemini. Alcor e Mizar, quando Alcor va a vedere Asgard, lì non c'è nessuna battuta nel doppiaggio originale. Ecco, Ah, può essere anche quello, può essere Sì, anche c'è tutta quello. una riflessione, è vero. Quella Ma sai... dove andrò portando mio fratello, quella dove andrò a Esatto, portare, che sì, quello poi là. A restano lì casa seduti sullo stesso focolare, lì. uniti dallo stesso focolare, eccetera, Lo eccetera. stesso focolare. Ma sai una cosa adesso che Stefano mi ha fatto venire in mente della doppia voce? Ecco, su questa cosa... Però è successa per esempio della serie di Dragon Ball. Ricordo una volta stavo parlando con un amico che anche lui fa il cosplay di Dragon Ball, è fissato con la serie, ha tutte le edizioni anche a fumetto. Ma si è messo a raccontare, dice: guarda, noi l'abbiamo doppiata, è molto bella la nostra. Dragon Ball c'ha delle cose che vabbè, urlano 3 ore a un certo punto. Dice: però c'è una puntata in cui due personaggi fanno la fusione. Nel doppiaggio originale succede quello che Stefano stava parlando con Gemini, cioè si sentono la voce di entrambi i doppiatori che si fondono in un unico personaggio e quindi c'è una doppia voce quando fa i colpi. E invece in quella italiana non c'è. E sarebbe stata questa cosa di Gemini, sarebbe stata
veramente interessante. Al di là del, io immaginavo, ne so, l'effetto riverbero che c'era all'interno del tempio, perché lì le voci cambiavano con effetto di riverbero, più profondità, addirittura doppia, per andare a evidenziare la doppia personalità, no? È un lavorone, un lavorone. È stato, sì, io ricordo anche una scena dove lui parlava allo specchio, che parlava a se stesso allo specchio, Jamie. Una scena dove lui si ergeva da, lo ruppe anche e si ergeva maestoso da una piscina, tutto, no? Tutto bello. Esatto. Sono state prese tante, anche lì è stato fatto: chi sei, cosa sei, ma che vuoi da me? No? Ed erano cose molto, cioè, molto ricercate. Poi Carabelli aveva questa, adesso questo ve lo potrebbe testimoniare meglio uno qualsiasi dei doppiatori che hanno lavorato con lui. Lui adorava il teatro e io l'ho visto anche recitare a teatro, era veramente molto bravo, cioè era un attore bravissimo, oltre ad essere un ottimo regista audio. E quando faceva dirigeva, spesso aveva idee e lui faceva parlare sul soffiato, oppure portando la voce, semplicemente senza urlare, senza strepitare, che era anche pericoloso per le corde vocali. Ed anche Bezzi ha detto la stessa cosa, scusami se ti interrompo, il soffiato, stessa cosa, la voce di Castalia. La Libretti era Castalia, sì. No? Giusto, Adriana? Sì. E quindi sì, questa cosa qui è, io la ricordo solo nei Cavalieri, no? C'era, perché era molto, c'era un afflato, li faceva avvicinare. Ogni tanto il fonico lo mandava a quel paese perché stressava, li stressava tantissimo, tutti, stressava tutti, tranne me, in quella l'audio, ma l'audio è importante. Prima, adesso faccio vedere dei commenti che secondo me sono interessanti. Io ricordo una cosa, quando ero bambino mi piaceva tanto vedere i film horror, no? Anche se poi c'avevo paura. C'era, che so, La Mosca, Lo Squalo, L'Esorcista, l'ho visto a 6 anni, a 7 anni, forse non dovevo neanche vedere. E c'ero, la notte delle volte non riuscivo a dormire. Una volta c'era un amico di famiglia che ne stavamo parlando, ero un po' più piccolo, mi ha detto: guarda, nei film, al di là delle scene, ti mette paura anche se lo vedi, se chiudi gli occhi. Quella musica, la suspense, l'urlo, cioè se tu togli l'audio da un film, veramente hai, cioè, se lo vedi solo le immagini, che sto vedendo, cioè quanto questa musica, no? Quanto la musica, il parlato, ti danno praticamente una spinta, ma anche l'emozione, no, che tu c'hai nel sentire le parole. Guardate, non so se l'avete mai visto, se qualcuno lo vede, questo film è molto bello, è L'Uomo dei Sogni, quello Kevin Costner che costruisce il campo da baseball, dove c'è un momento, una scena che lui, vabbè, non dico la trama che dico il finale, però c'è un momento importante di questa storia, a me poi ci sono molto affezionato a quel film, e lui, il doppiatore, dice: oh mio Dio, perché succede una cosa importante alla fine del film, ma lo dice in una maniera così emozionante che secondo me in quel momento ha dovuto provare emozione anche lui, cioè te la trasmette, capito? Sì, è una tecnica attoriale di medesimazione completa nel personaggio, tu devi provare quello che il personaggio prova. È estraniazione, esatto. Non so se è il metodo Stanislavski, ma qualcosa del genere. Non sono attore, per cui non posso essere lì. Denisco è un mostro di queste cose, le conosce tutte. Per cui sì, comunque così, come dici tu, c'è un carico di emozione, a volte un'intonazione più riuscita di un'altra dona un coloritura al personaggio e anche suspense alla scena. Anche l'urlo, anche un semplice urlo, fatto bene, urla uno che sa urlare bene. Dimmi, Frank, vuoi dire? Allora, quello che voglio dire io, che tornando un po' al discorso di Daniele, dove diceva che la maggior parte delle persone preferiscono vedere, ascoltare con l'audio originale giapponese. Io ne ho conosciute diverse che guardavano in streaming o comunque si guardavano le serie animate con l'audio originale giapponese, per quanto bello sia, però se andiamo a vedere lingua francese, spagnolo, giapponese, quello che vuoi, l'italiano ti dà un qualcosa in più a livello, cioè anche parlando adesso fra di noi, se tu parli in inglese è secondo me meno teatrale sotto certi aspetti, l'italiano ti dà un qualcosa in più, da un suono, per esempio anche nei dialetti
Basta anche solo un yam ya, cioè, capisci anche un gioco di sguardi, a volte di gesticolazioni, ti fa capire tutto. Non so se ho reso l'idea, ecco. Sì, è vero, è Poi vero. Intanto comunque qui faccio. anche Ivo De Palma, così come gli altri, quando avranno urlato fulmine di Questa Pegasus, cosa del ah, dialetto ci fulmine di torniamo. Pegasus, cioè avranno fatto magari anche loro così. No, ma faccio un attimo, poi faccio leggere i commenti che sono interessanti. C'è ad esempio nel pezzo che diciamo prima di Dragone, si era reso talmente tanto antipatico il cavaliere di Cancro, anzi peccato per chi ha il segno del Cancro, perché purtroppo è capitato un cavaliere molto, è stato cattivo fino all'ultimo praticamente, e c'era quella risata che faceva quando ha buttato Mezza botta il doppiatore di Cancer. a un All'inizio non era certo lui. punto, no, è vero, abbiamo montata, no, però quando vedi che Dragone si arrabbia, cioè trasmette proprio la rabbia anche il doppiatore stesso, no? Quindi era Era stato facile quella interessante. parte lì. Evi, stavi a menagli adesso, adesso è ora che prende le bombe, cioè ha stufato, Cavaliere no? Quindi questa cosa era, e le d'oro! Beh, ma cose che dice Cancer quando è dice odiato dai fan come anche da qui. cioè, te la sei presa con una ragazza Che aveva come unico scopo quello di essere innamorata di non me o una sento. cosa del genere. Come hai Sì. Di potuto? pregare per me. Esatto, sì, unico Che torto, sì, ha avuto esatto. come L'unica unico colpa nome quella di quella di pregare per pregare per me. me. Beh, insomma, sì. Comunque, ed è stato bello. Comunque, ecco, c'è una cosa, c'è Vito che ci fa vedere questa cosa, è vero, il barone Ashura e Mazinga Z, che era metà uomo, metà donna, aveva la doppia voce. Ah, Questa beh, cosa che era sì. stata barone Ashura per la versione maschile e femminile. E questo, ecco, c'è Leonardo che in parte mi stava raccontando la parte della fusione, che noi in Italia non l'abbiamo fatta, questa cosa me l'avevano raccontata e quando poi l'ho vista aveva questo vantaggio. C'è una cosa che ricordo a proposito del dialetto, ricordo da bambino comprai, da bambino insomma avevo 13 anni, vabbè, comprai Videogirlie, le VHS che erano uscite e c'erano gli speciali a fine episodi che diceva, sapete perché non usiamo insomma, il dialetto nelle nostre riprese, fanno vedere praticamente le stesse scene con dialetto siciliano, dialetto romano, avevano fatto delle cose assurde, ognuna parlava un dialetto diverso, era praticamente una cosa inguardabile. Però nei Cavalieri c'è stato un momento in cui ricordo che il maestro dei Cinque Picchi, non so se qualcuno lo ricorda, c'è cioè questa cosa, però andatela a vedere, nella puntata in cui Dragone e Pegasus combattono, fa vedere quando Dragone prende l'armatura che inverte la cascata, no? E c'è cioè messo dei cinque picchi che rimane così e dice: Ah, l'armatura del drago ha trovato nudegno padrone. Cioè, andatela a sentire In perché napoletano? sì, dice: Ha trovato nudegno. Non so se c'è stato un attimo che non ha nudegno padrone. Io ho detto: Ma cosa, cavaliere? Che poi ogni tanto cambiava, no? Pure là il doppiaggio del Beh, maestro dei Maestro dei cinque Cinque picchi. Picchi, se non ricordo male, lo faceva Carabelli. Beh, Esatto, era proprio Carabelli. Carabelli che mi parla in napoletano non. allora, sentite quel No, momento, guarda, vabbè, peccato non poter. no, ma secondo me è una tua sensazione, perché dialetti non ne ho mai sentito. Io dicevo, mi ricordo che diceva ha trovato un degno padrone, faceva ha trovato un degno padrone, faceva così. Esatto, la voce così, però non so se, guardate, io l'ho sentito, ce l'ho, questa No, cosa mi è no, no, perché rimasta. io ho capito l'episodio che dicevi tu, no, no, secondo me è stata la tua Quando impressione. invertiva, no, E questi sono stati perfetti, cioè proprio. No, quella era l'unica, però davvero sì, sui doppiaggi, sulle. Peccato, ecco, che certi personaggi l'hanno dovuti purtroppo, alcune voci si risentono, cioè per chi ha un po' d'orecchio, Fenix, capisci, quando vedi Toro lo senti che la voce di Fenix, fin da bambino me ne ero reso conto, magari un bambino, purtroppo, anche perché poi non è un episodio singolo oppure parla per pochi secondi. Lì sono due o tre puntate in cui è bello il combattimento, no? C'era una cosa, primo cavaliere in cui combattono, era stato molto, molto Beh, bello. non era facile trovare belle voci all'epoca, per cui alla fine, comunque, in ogni caso, a parte considerazioni di utilità e vantaggio, trovare voci come quella di Tony non era semplice. Anche perché lui aveva una grande semplicità, lui era così, nel senso che lui era piuttosto corpulento e quindi. Per tante cose, e c'erano voci che erano, diciamo così, scelte proprio in virtù della loro peculiarità. E quando tu
ti ritrovavi a dover dare delle parti e alla fine andavi sempre lì, perché quelli erano. Per cui c'era Felice Invernici che aveva questa voce quasi, non come dire, tenue, ma forte allo stesso tempo, personaggi di solito buoni, no? Per cui Denisco è sempre scelto, sempre stato scelto per personaggi iper buoni, mentre ha fatto una cosa dove ha interpretato Saka, e devo dire che è strepitoso, cioè è veramente strepitoso, è meglio in Saga che su Andromeda, perché non è la sua, non sono le sue corde, e questa è una mia teoria, no? Nel senso, se tu fai fare, con cui ci ho anche litigato, mi ricordo una sera siamo usciti insieme con, non so se la conoscete, lavora ancora tanto, Elisabetta Cesone, no? Che era una attrice, è ancora attrice, molto di carattere, no? Una donna femminista, fa teatro, adesso fa più teatro che doppiaggio. E lei mi dice, io sono una vera, io ti farei fare Lucia, io ho detto dei Promessi Sposi. E lei si arrabbiò, ma io sono forte, decisa, non posso fare Lucia che è una mammoletta. Ho detto, guarda che Lucia è una mammoletta, ma si frega tutti, compresa la madre. Quindi il vero carattere di Lucia è forte, molto forte, perché si frega Don Rodrigo, tutti. Se li non dico il, ecco, se li tutti se li piglia. E non solo, interpretare una persona che è forte e finge di essere debole, ci vuole un'attrice forte che per farla debole deve impegnarsi, meglio di così. Però ci ho litigato, dice, no, io sono forte, io non posso fare Lucia. Lucia è una mammoletta, no. Lucia frega la madre, gli dice alla madre, mamma non facciamo così, facciamo in un altro modo. Vuole essere, come dire, deve, c'è Don Rodrigo, il più grande potente spagnolo, che la vuole avere. No, io vado con Renzo, e lei fa di tutto, qualsiasi cosa, alla fine non ci va con Don Rodrigo, muore Don Rodrigo. Dice no, io no, e sembra buona, cara, tranquilla, no? Quindi è un bel carattere, non è proprio quella con le raggiere tutta pie e devota, no? Cioè, non è così, la fanno così, non so perché. Infatti era... È sempre, infatti io credo sempre che il timbro di voce da azzeccare col personaggio è sempre una cosa difficilissima, anche perché poi interpreti, sente anche la personalità, no? Quante volte si sente di, ma guarda che voce c'ha sto personaggio, è stupida, no? Oppure altri invece hanno quelle voci. Io ricordo uno bravo di doppiatore, era quello che faceva la pubblicità della birra Peroni, lo ricordate? Quello con i baffi, c'aveva quella voce forte... qualche anno fa, no? E quando c'era la voce... Intendevi? La Moretti. Moretti, scusa, no, la Peroni, sì. La Moretti, o vabbè, il classico Amendola, che ha doppiato tantissimi personaggi, ormai lo lega ovviamente, no, a Silvestre Stallone. Non nel primo film di Rocky, ma in tutti quegli altri ce lo leghi. Quando c'hai una voce forte... no, Adriana però era Proietti. Sul primo film di Rocky, Rocky 1, è Proietti che doppia Stallone, e la voce Adriana è quella dei Proietti. Invece poi dal 2 c'è lui. Però c'è la voce da una cosa del genere. Nella serie dei Cavalieri, o per esempio in altre puntate di altri cartoni animati, faccio l'esempio dei Cani Guerriero, che è stato uno più o meno della stessa epoca, fine anni 80, inizio del 90, ogni tanto c'erano dei doppiaggi, cioè delle voci un po' in falsetto alcune volte, perché giustamente magari lo stesso doppiatore, però non dava, no, quella profondità. Io credo che, al di là del cartone animato che è stato bello, io credo che il doppiaggio abbia veramente... Ancora oggi lo riconoscono un po' dappertutto, anche chi non è appassionato, anche chi è un po' più grandino, da quel punto di vista, sono state scelte bene le voci. Anche il fatto stesso di cambiare. Per esempio c'è Leonardo che mostra questa cosa, no? Quando Balzarotti ha doppiato L'ira di Dragone. Ah, assolutamente. Che è stata magistrale. Ora, senza nulla togliere al doppiatore che si vede nelle prime puntate quando combatte contro Pegasus, no? Però, esatto. Cioè, noi adesso l'abbiamo visto così, abbiamo ricordato così. Quindi, ormai tu hai dato quella voce a quel personaggio. E questo fu un grosso enigma quando era uscita la serie di Hades in Giappone. Ho visto puntate della serie di Hades in Giappone, ah, che bella, finalmente la fanno, sono anni che l'aspettiamo, ma il doppiaggio? Cioè, io risentire i personaggi, cioè altre voci, io non l'avrei vista adesso, vi dico la sincera verità. Cioè, se non ci fosse stato... tante volte.
Beh, sì, sono state voci che poi tutte avevano una, come dire, un substrato attoriale di teatro forte, perché De Niско ha fatto la scuola di teatro, Rosa recitava in teatro, molti altri recitavano per teatro. E io vi ricordo, non so se avete mai fatto caso, in una delle puntate di Gemini, Arles, vestito con la maschera, viene doppiato da Tarascio. Enzo Tarascio, mi pare che si chiamasse Enzo Tarascio. Io l'ho visto in sala, era semplicemente straordinario, assolutamente straordinario. Enzo Tarascio era un attore che era amico di Carabelli, passato a Milano per caso, ma lavorava con Streller. Cioè era uno dei fissi di Streller. Non era l'attore protagonista, ma ha lavorato tantissimo al piccolo. Lui entrava in sala e faceva te era teatro. Quando quindi diceva, mi ricordo una volta sono entrato, me l'ha detto, vieni a vedere questo giovane che era già anziano allora. E vedi lo spessore del teatro, quindi la voce è già impostata per essere il personaggio, cioè non la devi cercare. Lui diceva, c'è qualcuno in casa, c'è mi pare un momento di Arles, dice è entrato qualcuno, qualcosa di genere, chi sta entrando? Una frase banale, ma la dice Enzo Taracio con la voce gelida, con le timbriche tutte abbassate, e io ho avuto paura, ma ha detto c'è qualcuno che entra in casa, non è che ha detto niente, cioè lì ci sono Infatti, le voci sgozzamenti. di Arles sono la prima, quella che citi tu che fuoriesce, anzi che arriva proprio dalla terza casa in poi, e poi dopo Arles sarà doppiato dalla voce di Cassius nella parte finale, ecco. Però i primi due sì, erano proprio Scatto di perfetti sia Antonio. per Gemini Fantasma e anche il primo per Arles proprio, ecco. E quindi Carabelli cercava voci teatrali, lui era fissato con questo, no? Quindi voce teatrale significa che tendono a esprimere emozioni prima ancora che seguire il doppiaggio. Per cui la testa era esprimere il personaggio, non azzeccare Sì, Guarda, è quello. benissimo, Sì, benissimo. Cinque Samurai. Era anche Vito quello di Cinque Enzo Samurai. Tarasci, mi pare si chiamasse, era anziano, diciamo così. All'epoca lo vedevo come anziano, adesso un virgulto perché aveva avuto la mia età. Ma era veramente fenomenale. E tanti attori, soprattutto da noi, nello studio PV, venivano dal teatro perché c'era questa idea di far recitare attori e non di far prendere doppiatori. Prima di essere doppiatore dovevi essere attore. E la quasi totalità di tutti era così, insomma, attori che avevano, oppure che avevano qualche particolare, come dire, peculiarità propria, no? Un tono particolare, che non erano attori. Torres, un Villa per poverino, non so se è eccellenza. ancora vivo, che non so se ha fatto teatro, probabilmente sì, ma beh, uno che ha lavorato tanto era Riccardo Peroni, un grandissimo caratterista, si arrabbierà, ha fatto tante cose di teatro, molto bravo. E simpaticissimo, ma non solo, c'era anche tanti, tanti. Quindi l'idea era proprio questa. Forse per questo alcune cose sono venute così, sono rimaste così impresse. Ma guardate, sai una cosa che adesso rifanno spesso, è capitato qualcuno anche dei presenti in chat magari lo può notare, ridoppiano magari dei film, no? Vecchi, l'hanno fatto con Cliffhanger per tornare al discorso di Sylvester Stallone, e una serie TV che hanno ridoppiato, tra le mie preferite perché a me piacciono molti libri di Giulio Verne, ne ho letti tantissimi ed è tratto da 20.000 leghe sottomarine, che è il mistero della pietra azzurra, no? Di Atlantide. L'hanno ridoppiato sì, con i nomi un po' più adattati, alcuni dialoghi, c'era poi tante scene censurate da Mediaset, che c'erano dei nudi, ok, posso anche capirlo, però c'era un personaggio che a me aveva dato parecchio, che dava secondo me spessore alla trama, che era il cattivo, e si chiamava Argo, nella serie originale, poi ridoppiato col nome originale Gargoyle. Non mi voglia il doppiatore che l'ha rifatta nella serie Yamato, ma quello originale ti dava un senso di veramente come la voce di Arles parlava in una certa maniera, poi alla fine si vede che c'ha il tono spregevole, no? Nella serie è il cattivo per eccellenza. Ridoppiato, con tutto rispetto, allora, innanzitutto la voce è troppo giovane per il personaggio. Quindi sembra un personaggio più giovane del Capitano Nemo, quando invece avevano la stessa età. A
anche il Capitano Nemo l'hanno ridoppiato. E questa cosa, per chi ha un po' di orecchio, comunque gli piace questa cosa qui, la nota subito. Ora, forse da bambino non l'avrei notato, non lo so, adesso perché l'ho rivista da adulta, è uscita la serie in DVD un po' d'anni fa, però ha perso tantissimo. Per fortuna, poi c'è stata una persona che è riuscito a prendere l'audio originale da VHS, perché da quello che so c'è stato un vecchio incendio negli studi Mediaset, il doppiaggio originale non è più disponibile. Però hanno uscito le VHS in edicola della Bim Bum Bam tanti anni fa e l'ha rimontato sui video originali della Yamato, e con il, diciamo, triplo audio, quello giapponese, quello rifatto e quello vecchio, quello storico. Io l'ho rivisto quello storico, ogni tanto cambiavo, no? Vedevo un pochettino di differenze. E ci sono rimasto veramente più bella quello originale. Beh, sembra stupido, ma è la voce di un personaggio che comunque è importante sulla serie. Ormai è il cattivo per eccellenza, no? È un po' come c'era quella che era il ragazzo del sole, mi ricordo, che era lo Zodiaco col doppiaggio, con l'altro doppiaggio, era uscita la VHS, quella non... io quando ho rivisto le voci, non so chi hanno acceso, è rimasto così, ho fatto bello orecchio, ormai l'ho fatto con quelli, però magari una voce che ci si avvicina, ok. Per esempio, ecco, devo dire, nella serie di Hades sono rimasto insoddisfatto da un solo personaggio con la voce, da Radamantis. Radamantis era l'unico che lo dice. Radamantis mi ha deluso sul doppiaggio. Canon, no, Canon, la voce di Canon era spettacolare, no, nella serie. Radamantis la doveva avere molto, forse gli altri generali di più, siccome era quello un po' più che c'era affezionato, anche era uscito pure il modellino. No, perché era più massiccio come personaggio, ecco. Cioè, è quello che fino alla fine si vede che combatte più volte, affronta tanti personaggi. Però quando ride Radamantis mi piaceva doppiato da questo doppiatore, perché proprio ti faceva... Era una bella presa in giro di Radamantis, però il resto sì, ci voleva comunque un doppiatore più di spessore a livello di voce, però comunque dai, poteva starci. No, ci va a stare. Poi il colpo, no? Castigo Infernale, che poi anche sono spettacolari i colpi, anche lì l'hanno cambiato. No, ma Castigo Infernale non l'avrei mai pensato, io, sai, fulmine di Pegasus, vedi delle meteore, no? Poi è legato, no, all'elemento, no? Vabbè, Polvere di Diamanti, Diamond Dust è il nome originale. Poi mi ricordo che c'aveva i nomi in russo, alcuni colpi, perché la madre era russa, quindi c'aveva i colpi in russo. Ma capito? Ci voleva una traduzione un po' particolare, secondo me. Esatto, Castigo Infernale, vabbè. Poi delle volte fa Castigo Infernale, fa così, non mi sembra, non ti dà quell'aria di... Non è molto il colpo infernale. Esatto, però se colpo segreto del drago... Quando sentivi Sirio che diceva colpo segreto del drago nascente, Hypnos aveva la voce di Cancer in versione Spectre, quindi figurati, non so se te ne sei accorto. È vero. Sì. Pure quello di Pesci, Cavaliere di Pesci originale, quando ha fatto il combattimento originale era spettacolare contro Andromeda alle 12 case. Afrodite era cambiato, era un po' Carabelli lì. Afrodite. Era Carabelli. Carabelli andavamo a pranzo assieme all'epoca, lui mi diceva: "Che c'è di bello stare prossimo oggi?" Dice. Ho detto: "C'è un personaggio così così così, allora lo faccio io." quello lo faccio io. Ma aspetta, Carabelli che segno era? Gemelli. Ah! Caspita, poteva fare lui Gemini. No. Ma detto, segno. Sì, no, ma non aveva quella voce. Enrico aveva una voce troppo chiara, non avrebbe mai potuto fare una voce bassa. Lui aveva una voce che poteva fare, infatti quando esprimeva i cattivi la tirava in alto. Fare una voce buona, però, quello intendo dire io, capito? Anche quella, la parte dello specchio poteva fare. Non so, perché non gli è venuto proprio in mente. Tanto era già che faceva il Cinque Picchi, il maestro, faceva i Pesci, Scorpione. Mime, l'ho già raccontata questa storia. Mime è stato Enrico. È vero, Mime. Mime, quando gli ho raccontato Mime, io ero entusiasta. Invasori, voi ci avete invaso. Esatto, dico esatto, voi ci avete invaso, no? E cioè, già è vero, cioè, non ci avevo pensato, però non ho attaccato per prima gli altri.
Cioè, è stato Mizar ad andare, loro stavano tranquilli, giocavano a pallone, tutti i fiorellini, le dita, finalmente serena, due minuti c'è stata serena, porra cocca. È arrivato Mizar che ha fatto quello che ha fatto. Vabbè, però era bello, e quando gli ho descritto Mime, io adoravo Mime, mi piaceva tantissimo, proprio perché, cioè, io amo la musica, e quindi tra l'altro colonne sonore eccezionali dei Cavalieri, e quindi Mime l'ho trattato un po' meglio. E quando gli ho raccontato Mime, gli ho detto no, Mime lo faccio io. E mi ha voluto in sala correggerlo. E quando lo correggevo, dice, come, va bene così? Io dicevo sì, sì, sì. Poi una volta io ho detto no, Enrico, io, come no? Dice, ah no, va bene Enrico, allora va bene come hai fatto tu. Cioè lui voleva che lo correggessi, cioè mai. Questo era Enrico Carabelli. No? Quindi, questa cosa io la sapevo perché io e Stefano ci sentiamo, quindi... Già la sapevi, questa la sapevi. Sì, me l'avevi già raccontata, sì. Questa è, descrive Carabelli, dice, sì, dimmi pure, cos'è, com'è che faresti tu? Le faccio così? No, no, va bene, faccio così. le nostre discussioni, quando lo criticavo, poche volte, lui mi guardava e diceva, ma puoi dire quello che vuoi, sai? E poi, però, dovevo fare quello che diceva lui, ovviamente. Era un tipo un po' così, comunque da quel punto di vista lì difficilmente cambiava idea. Per lo più però ne ha indovinate tante. Io un giorno mi disse, se non tutte, un giorno mi disse, ricordati Stefano, adesso tu finirai di fare i Cavalieri, ma vedrai che verrai ricordato e ti chiameranno per i Cavalieri. Enrico, sei molto gentile però, dai, non mi sembra il caso. E invece aveva ragione. Ti ho chiamato io per i Cavalieri, ti ho chiamato io. Però è vero, sì. Cioè, oggi ancora hanno, so, ne parlavamo in una vecchia insomma, una live fatta qualche mese fa proprio con Frank del potenziale, no? Che hanno avuto alcune serie, in Italia ne sono arrivate tantissime, alcune hanno fatto dei reboot, vedi Robottoni, Mazinga, hanno rifatto varie edizioni, Mazing Kaiser, però i Cavalieri, ma a parte qualche edizione che invece non ha fatto successo più di tanto, la serie originale ha tenuto tanto, cioè ancora oggi si parla di una puntata di, stiamo dicendo prima, Dragone contro Cancer per il doppiaggio, per le emozioni che, c'è, che ti può dare, è una cosa uscita 33 anni fa, 1990. Ecco, in questo periodo, a marzo, aprile... Solo Dragon Ball ha avuto un successo maggiore a livello di durata, oltre, vabbè, i Simpson, ma quella è un'altra storia, ecco. Sì, ma quelle sono 28 stagioni. Sono al secondo posto, ecco. Sì, che è un classico, però ecco, se realizzare una cosa del genere, iniziare e fine, non è facile. Io adesso sto facendo la saga Next Dimension, non so se arriverà mai a fare poi un anime, una cosa del genere. Certo, se arriva in Italia faranno faranno una petizione probabilmente per usare il doppiaggio. Certo, purtroppo Tony non c'è, alcuni doppiatori magari non lavorano più e magari sarà un po' dopo tanti anni c'è stata. Però i Cavalieri hanno detto... per Netflix Tony Fuochi non c'era, e insomma si vede quella potevano, ecco, certe serie purtroppo l'hanno, ma non so adesso questo film, ecco, visto che siamo in tema, ne possiamo parlare, adesso stanno facendo un film al cinema, quindi dopo tanto tempo addirittura torna proprio un film, un live action vero e proprio dei Cavalieri, adesso non era stato fatto. Scusate, io mi devo interrompere perché mi si sta scaricando il computer. Ah, ok. Sono senza batteria, per cui mi tocca lasciarvi. E sono costretto, sempre piacevole stare con voi. Dimmi, vuoi dire qualcosa, Lionel? No, okay. Ti volevo salutare allora, anzi, soprattutto ringraziare per essere intervenuto, anzi ringrazio pure Frank che ti ha invitato, perché è stato un piacere trovare l'artefice, no, di quella che è stata una delle serie preferite che ha spiccato per i dialoghi, ancora oggi se ne parla, io penso che di essere come tutti, sapere cosa ci stava dietro al dialogo mi ha fatto veramente piacere. Grazie, fa molto questa... piacere. Sì, spero un futuro di spazio. Dimmi, scusa. Spero, anzi, sta piacere, però un futuro magari ce ne possiamo rivedere, magari ne parlare, perché poi escono fuori aneddoti, questa è la cosa più bella, perché l'appetito viene mangiando, no? Se ne parla escono fuori aneddoti. Infatti ma ogni volta che mi sento con lui so già che mi racconterà qualcosa in più. Quindi ogni volta è sempre una scoperta. Cioè, immaginate tutte quelle puntate, no? Un lavoro dentro e fuori dallo studio, penso che ci sia stata, nascono rapporti. Potrei andare avanti giornate. Avrei pagato oro da bambino per stare lì in sala con loro, e ancora oggi lo farei, ma proprio per vedere come dietro le quinte, capito? Di quello che è stato. Mazzo tanto, Frank.
Immagino, immagino. Un mazzo tanto. Va bene. Ragazzi, io grazie, vi saluto. Stefano. Grazie Frank di avermi invitato. Grazie, grazie a te, te di avermi ospitato. E grazie a tutti nulla, quelli che hanno seguito un piacere. La cosa. Grazie, ci rivedremo alla prossima allora. Ciao. Sicuramente. Grazie. Ciao. Bella sorpresa che hai fatto. Io adesso Frank, aspetta un attimo che devo spegnere perché il mio stava caricando. Aspetta. Vai, vai. Così finiamo di parlare di alcune cose del libro che mi sono... Perché si è fatta una certa ora, ecco. Eccoci sì, qua. Infatti diciamo di fare 2 ore. Io intanto, guarda, oggi faccio vedere... Ho anche io ho visto i cavalieri d'oro. La tasca che mi hanno regalato a Natale dei cavalieri. Io ho quella di Pegasus, ovviamente. In doppia versione. Neanche a chiederlo, perché era chiaro. Ho quello con lo sfondo nero e quello con lo sfondo argentato. Non mi faccio manca niente. Per concludere una cosa, poi... casomai in un'altra live, se ti va, come ne stavo parlando con i doppiatori, sarebbe interessante, perché anche Virgola aveva e Vito l'avevano chiesta se potevamo fare una live anche con i doppiatori parlando di questa cosa, magari anche del libro, sarebbe interessante. A parte il libro, fatto che ci sarà comunque, sto aspettando, ci sarà una piccola sorpresa da parte dei doppiatori per quanto riguarda il libro, non ti anticipo nulla, anche perché non ho ancora nulla in mano, solo promesse, mettiamola così, però qualcosina ci sarà sicuramente. Poi altre live si possono fare, ma comunque un altro po' posso stare, quindi se hai qualche altra domanda. Sì, per concludere, una cosa, una domanda conclusiva, poi nel libro ovviamente ne parleremo. Una cosa che a me mi ha colpito nel libro è stata un'ampia sezione, infatti ci stavo quasi arrivando, poi è stato bello parlare con Stefano, un'ampia sezione dei bootleg, diciamo, delle edizioni non ufficiali, chiamiamola così, dei Cavalieri. Quando ero piccolo mi capitava di vedere le famose scatole gialle. Noi da ragazzi c'era scatola azzurra, scatola a tempo e c'era le scatole gialle, ce ne ho qui una. L'altra volta mi sembra che anche te avevi questa edizione qua. Ed era appunto la scatola di Capricorno, edizione Saint Fighter, che sul retro poi faceva vedere anche alcune scene del cartone animato, ovviamente col disegno originale, quando invece da noi erano arrivate poi questa edizione qui e vedevamo appunto la scatola a tempio. Ora, a me è successo di conoscere questo cavaliere, il Capricorno, l'aveva comprato un mio amico, proprio questa edizione, Saint Fighter, lo stesso amico di cui ti parlavo del Cavaliere di Pegasus, quando ancora non c'era, visto che, come avevamo detto con Stefano prima, si era sospesa la serie, no, al pezzo al Cavaliere, lui la comprò a settembre, non ricordo, era tipo settembre, quindi ancora non erano arrivate alla casa del Cavaliere del Capricorno, non si conosceva, e quella scena con Dragone, Fatalità, l'avevamo rifatta perché io avevo Dragone, quindi è stata pure... un susseguirsi di cose. Dopo qualche anno, quando appunto con amici ne parlavamo di questi cavalieri, di questa edizione, ecco, uno magari non è esperto, e c'era questa leggenda che le scatole gialle erano i cavalieri originali giapponesi importati in Italia, perché la scatola originale giapponese appunto era gialla, e magari qualcuno l'aveva vista un po' su internet. Io parlo del periodo che stavo facendo ormai a scuola superiore, internet, anche se col 56K più o meno ce l'avevamo e potevamo vedere. E invece le scatole gialle erano l'edizione non ufficiale, i cosiddetti bootleg. E tu nel tuo libro hai fatto una parte molto sostanziosa, un'analisi molto sostanziosa di questa parte qua, cioè di tutti i bootleg usciti in Italia e non usciti in Italia, come esempio i Knight of the Zodiac, hai fatto vedere anche quello. E questa è una parte importante per distinguere un pezzo non originale da uno originale, quindi... è anche una guida all'acquisto sostanzialmente. Diciamo che ai miei tempi i miei compagni di infanzia, compreso il sottoscritto, non li vedevano assolutamente le scatole gialle per originali, perché poi aprivi il prodotto e c'era la differenza abissale dai volti a tutto il resto. E sì, comunque il vero problema è che ogni, al di là della marca, ma per esempio i cavalieri di bronzo, soprattutto i V2, da Pegasus a Phoenix, con quelle benedette scatole gialle, era identico a livello estetico esternamente, ma dentro cambiava, e c'era quello di questo colore, e c'era quello con la gemma di questo colore, sul cinturone, anziché dell'altro, cioè tu aprivi, cioè fino a quando non aprivi, non sapevi quello che ti capitava. Esempio, il bootleg su Phoenix. Tu prendevi la scatola gialla su Phoenix V2
e ti usciva il Fenix V1 con la colorazione del V2, colorazione oppure Fenix tutto da d'oro, oppure di questa colorazione, cioè ti usciva un po' quello che capitava, anche Crystal Cigno d'argento ti usciva la versione anche dorata, che non ci azzeccava nulla, hai capito? Erano prodotti per differenziare dagli originali e anche un po' fantasiosi. Esiste un Phoenix che ha alcune parti viola, altre verdi, cioè divertente, insomma. E Eh sì, di costa. colore. Quelli là venivano venduti comunque nelle fiere di paese, nelle sagre, a volte anche da qualche negoziante furbetto, come ho scritto più volte e come ho detto anche su YouTube, che bastava che mettevi il logo Giochi Preziosi come adesivo sulla scatola, oppure semplicemente al genitore ignorante te lo vendeva. Poi attenzione, non è che tutti i bootleg usciti all'epoca di qualsiasi marca venivano in Italia. Ci sono quelli che trovi solo in Sud America, ci stanno quelli che trovi soprattutto in Francia, in Spagna, in Italia arrivarono alcuni, non è che arrivarono tutti e 12 Cavalieri d'Oro, però per esempio arrivarono Megres, arrivarono Mime, personaggi che comunque Mime in lo Italia ricordo, sì. Guarda, iniziano con Giochi Preziosi, non tutti quanti, però insomma. consulto un attimo il libro proprio per alcuni bootleg che avevi fatto vedere. Ce n'è una che io eventualmente Scusami se ti avevo. interrompo, il libro, oltre che avere 314 pagine di numero, ma c'è anche 314 pagine d'abbondanza, perché porta le valutazioni personaggio per Sì, personaggio stavo di ogni arrivare. singola scatola ed edizione. Porta il numerico di tutte le edizioni, personaggio per personaggio di ogni edizione e annata. Porta le differenze fra questa edizione e quell'altra a livello anche visivo, tutte le varianti, porta di Vero. tutto, oltre che le schede tecniche dei personaggi, il periodo storico e non da parte di Giochi Preziosi, l'edizione francese, anche il fatto come riconoscere un originale da un falso, anche lì Da me c'è ci questa che sarebbe volevo tanto. far vedere. C'è questa pagina che volevo far vedere, una serie che non ho mai visto, Ben D. Ben D, sì, i Ben D. Ben D, io ho detto Bandai Ben D, alzo le mani, cioè stesso di cosa, ho detto no, un Sì, bootleg per così è. differenziare, sì. Sì, esatto. Queste, cioè, questa ricerca, che poi ecco, questa cosa la volevo dire, no, sul libro. Non c'è necessario solo un lavoro di recensione, come detto, appunto, dei personaggi, nonché le valutazioni. Infatti, con questa volevo appunto concludere, ma anche un lavoro di ricerca. Cioè, io se l'avessi scritto io il libro, per quanto possa essere appassionato, mi sarei basato sulla serie originale, ovviamente giapponese, la ristampa. Era uscita in Italia un po' di anni fa, che hanno fatto tutti i personaggi che mancavano, quella del 2007, 2004-2007, quella Bandai HK, e la versione Giochi Preziosi, e gli unici, come detto te, che erano arrivati in Italia, ovvero i Saint Fighter, quindi con la scatola gialla, o qualche Sendo Seiya, che quelli li ricordo di averli visti. Però ce ne Sono sono un po' più tanti. recenti, sono un po' più recenti, Sendo Seiya, però ci stava anche qualche personaggio un pochino più indietro, ecco. Sì, tipo quelli li avevo visti negli anni 2000, mi pare, quando erano Sì, usciti. degli anni E io, infatti, 2000. sono. Sì, e infatti ho detto: ma ok, cioè, queste sono le edizioni italiane, è più facile reperirle, no? Però ecco, fare un lavoro un po' completo ritorna anche il discorso dell'essere truffati. Cioè, oggi un collezionista può essere truffato facilmente, tra virgolette, chiaro che magari li riconosce. Però con un pezzo sostituito, specialmente un pezzetto piccolino, tu hai fatto l'esempio sul tuo libro del famoso flauto di Siria o di alcune cavigliere o Esatto, che ci sono. Ecco, il flauto di Siri è recente perché avevo letto dei commenti che, vabbè, lasciamo perdere, della serie, tanto sono tutti uguali, no, non sono tutti uguali, esatto. infatti da lì è uscita poi l'idea della scheda, non sono tutti uguali, parte 1, parte 2 e parte 3 Parte 3. del libro, quindi figurati. No, il No, ma problema infatti qual è? questo È è il che la problema. maggior parte compra su eBay e magari anche nei gruppi, fuori dai gruppi, quello che è. Il problema è questo, che un venditore, chiunque, può avere pure il 100% dei feedback positivi. Qui quel 100% serve solo ad attestarti che comunque non è un truffatore, non è uno che non spedisce, è uno che comunque Esatto. mantiene la parola data. Però il 100% dei feedback positivi non significa che sia il venditore più onesto di questo mondo.
Perché un venditore mica te lo viene a dire: ah, guarda, io l'ho preso dalla Francia, l'ho preso dalla Spagna. Tante volte ho sentito ragazzi: ma il venditore mi ha detto che la talloniera di Cancer era tutte e due destre perché è un errore di Bandai. No, 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 assolutamente no. Una talloniera di Cancer, di Sagittario, ma qualsiasi pezzo, se. Anche le corna di toro. Se vi capitano due destri o due sinistri, è solo perché il venditore non è stato attento. E attenzione per Orion, perché le mascelle dell'elmo, dei due elmi, uno sulla Diversi, spallina e l'altro in testa, eccolo, se non sono sono diverse qui. l'una dall'altra e vanno montate in modo diverso l'una dall'altra, Ecco soprattutto sul Orion. totem. Se Orion sul poi c'ha totem andate a la mettere la differenza famosa delle ali mascella, anche. e sono uguali, non potrà compensare l'uno con l'altra testa, perché sono due modi di entrare nell'elmo e nel totem totalmente differenti. Quindi Esatto. attenzione, e se qualcuno vi dice: ah, è un difetto di Bandai, no. Esempio, Cavalieri d'Oro con la tuta di Luxor Blu, o Cavalieri di Asgard con i piedi d'oro. Ecco, un'altra cosa. Il fatto, e c'è scritto anche nel libro, se sotto il piede destro c'è scritto Bandai, Made in Taiwan o non Made in Taiwan, e nell'altra parte, nel piede sinistro, ci sono i diritti di Masami Kurumada e quello che è. Non significa che tutto il corpo, dalle gambe fino alla Certo, testa, sia originale. È un attimo a potrebbero essere svitare le sostituiti. viti, come ho detto prima, Luxor venduto, o anche Mizar, con i piedi d'oro. Assolutamente no. Mizar ha i piedi neri, Luxor ha i piedi blu. In base all'armatura, i cavalieri d'oro hanno i piedi d'oro. Alcuni si Bravi. differenziano per le talloniere, che però non avevano, perché lì è stato un problema di Bandai che ha cercato, secondo me, di risparmiare. E in alcuni cavalieri d'oro, cui tipo Capricorno non ha le talloniere sul retro, e troverete la fessurina che non ci azzeccava nulla. Però lì, in quel caso, vabbè. E quindi il problema è questo: i venditori. Te lo posso garantire perché li conosco quasi tutti, do coglio coglio, ecco, l'importante è completare. E ci sono quelli peggio, sono quelli che comprano e ti vengono a dire: ma Frank, sai, non è facile, cioè come posso dire, li difendono pure a questi venditori. Ma non è facile trovare un elmo di toro completo, non è facile trovare un elmo di Gemini completo, ok? Però a livello No. estetico, se tu prendi un falso su un Bene. originale, punto primo, a livello estetico si nota, perché anche se sono i cavalieri d'oro, si nota comunque. E secondo, la differenza c'è sempre. E c'è scritto anche nel libro che io ho avuto un ariete venduto per originale giochi preziosi, l'ho preso Lowe's, quindi senza scatola, e da lì poi l'ho scritto anche nel libro, e i pezzi non combaciavano proprio con il totem. Quando qualche venditore vi dice: ma se i pezzi non entrano è perché hanno più di 30 anni. Certo, è vero in parte però, perché se un personaggio o un totem e tutti i gambali e tutti i bracciali e tutte le spalline o l'elmo stesso non entrano sul cavaliere o sul totem, e può capitare un pezzo che cade, due, ma no 10 pezzi. Se vi capita una Certo. cosa del genere, è stato fatto un bel mischione, vale per il totem, non ci vuole niente a prendere un totem, te lo trovi su eBay, te lo trovi dappertutto, cioè, e che ci vuole? Io li trovo anche nei mercatini, là buttati in bustine, che a volte manco ci fai caso che è un cavaliere quello. E di cosa stiamo parlando? E purtroppo oggi il vero problema non sono tanto i prezzi, ma il fatto di poter non avere in collezione pezzi originali. Ma anche se vanno a prendere dalla Francia e dalla Spagna un pettorale di Orion e il flauto di Siria e questo e quello, non è la stessa cosa, perché in Francia ebbero diverse versioni, diverse varianti e cambiavano l'una dall'altra. Io per esempio oggi volevo farti vedere Leone, per il fatto del colore dei capelli che varia da scatola azzurra e scatola a tempio, e andando a prendere i miei due leoni, uno che è per l'esposizione futura e l'altro che ci ho esposto per il totem, però l'omino è senza armatura. E i volti già cambiavano, seppur di Vero, minimo. E questa è una cosa che ti ho spiegato tante volte anche su WhatsApp, perché Bandai faceva sempre migliorie. Nelle scatole azzurre, per Ariete, Scorpione e Vergine, non troverete mai sulle plastiche le parti dorate. Cosa che invece poteva capitare nelle Tempio.
Nelle tempie potevi trovare o la parte ramata o la parte tutta dorata. Però è impossibile che nelle scatole azzurre trovate le parti di plastica color oro. Se vi capita una cosa del genere, state pur certo che siete stati fregati. Può essere anche un bandai, però può essere dalla Francia. Magari a voi non vi frega niente, però cambia. Come hai detto tu, il fatto che hai avuto un cancer che era del 2000 anziché con scatola azzurra del 90. Sì, cioè, al venditore l'ho fatto chiesto il reso perché là, ovviamente c'erano varie foto, però da lontano non si vedeva, no? Poi quando l'ho acquistato era un compralo subito, mi arrivò un cancer, l'ho visto subito, era quello del 2000 e poi sotto non era Bandai e gli ho detto no, allora così. Un'altra cosa che poi faccio leggere una domanda di Vito, così poi chiudiamo, insomma, Sì, salutiamo già anche lui. finito E così. nel libro c'è una cosa molto importante, ovvero per ogni personaggio c'è, a parte la tiratura, ma c'è anche come è composto. Faccio un esempio. Per Dragone c'è scritto che ha 10 parti in plastica, 7 in metallo e un peso approssimativo. Quindi c'è anche un lavoro di test, no, fatto sui personaggi. Questo E c'è anche il vuol prezzo. dire, e anche il prezzo, sì, a cui era stato venduto all'epoca. Questa è una cosa importante perché sappiamo che alcuni personaggi sono stati magari cambiati, alcune parti che potevano essere in metallo non lo erano state, ma soprattutto le versioni bootleg magari erano tutte in plastica, come per alcuni Cavalieri del Mare. Ho letto sul libro che c'erano delle versioni bootleg tutte in plastica. E se vi arriva a casa un personaggio che in realtà doveva avere, ne so, il pettorale in metallo e le spalline in plastica, faccio l'esempio di Crystal il Cigno, che se non ricordo male aveva le spalline in plastica, il pettorale in metallo Esatto. che le teneva. Se Esistono anche mai due vi arriva. varianti di colore. Se si scioglieva la Sì. plastica, uno è rosa e l'altro è più azzurrino, mettiamola così. Più Azzurrino, sì. grigio, fa più Questo grigio. lo ricordo. Magari Anche prendono, per esempio, un Cavaliere del Mare, magari uno che in Italia è stato venduto poco, e lo sostituiscono, ti ritrovi con 8 parti in plastica, 8 in metallo, invece devono essere 7 e 9. Ecco, quella cosa è importante perché comunque potete verificare nel libro, da chi l'ha collezionato di tutti, che avete avuto purtroppo un pezzo sostituito. E non solo sostituito Bandai, diciamo Francia e Spagna, comunque era un pezzo in metallo, ci si adatta bene, sei stato particolarmente fortunato. No, sei stato, tra virgolette, truffato. Ti hanno dato un pezzo in plastica anziché uno in metallo. E il bello di questi personaggi era proprio che erano in metallo, c'era scritto sulla scatola personaggi in metallo. Questa è una cosa molto, molto importante. E questo viene fatto per tutti i cavalieri, sul libro e per tutte le versioni. Quindi Bandai Francia, originale giapponese, l'edizione del 2001 in Ti Italia. faccio un esempio stupido. A me avevano regalato un vintage dei 5 samurai, non mi ricordo quello con l'armatura arancione, come si chiama? Quello della terra era, sì. Proprio, Sami, no, Sami no, era quello Rami era della quello verde. luce. Vabbè. Cioè. E praticamente la scatola era messa molto molto male e l'avevo messa in vendita. Non pensavo di venderla, anche se il prezzo era veramente ridicolo. E l'ho venduto a un negoziante, quel negoziante so chi è, e me l'aveva anche detto, io dopo devo andare in fiera, perché aveva molto probabilmente tutto tranne la scatola. E quindi poi dopo ha rivenduto quel personaggio loso che aveva con la scatola che avevo io. L'ha pure venduto ovviamente al triplo del prezzo, però la cosa divertente non solo che l'ha venduto, ma per quanto hai preso solo la scatola, però non è lo stesso contenuto del periodo. Già solo la scatola. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu ti vai a comprare un capricorno, un ariete, soprattutto ariete, un guaio per l'elmo, e lo prendi dalla Francia, lo prendi dalla Spagna, magari sì, a livello estetico, cioè vabbè, è sempre Bandai. Magari ti capita la fortuna che avevi già il resto ramato e ti capita l'elmo ramato o viceversa dorato, Esatto. però. Se non calza a pennello, dopo anche le corna subiscono un problema, perché deve andare tutto a incastro in modo omogeneo. L'uno dopo non completerà l'altro. Ariete è un guaio, anche col cinturone. Nel libro ho scritto il fatto che ho Sì, ricevuto cinturone, è vero, ho il letto. cinturone. Il cinturone si chiude così, come gonnellino, con la parte centrale del volto dell'ariete che va a fissare il tutto. Ma nel totem no. Nel totem basta metterlo lì nella parte del sedere
e si chiude in automatico e non si chiudeva. Quindi cosa voleva dire? Questo non mi era mai successo. Voleva dire che o il totem non era originale di quell'ariete o era il cinturone preso chissà dove. Se poi dopo mettiamo caso, perché è stato così, nel totem i pezzi non entravano, così come non entravano nel cavaliere, tutti, ma sottolineo tutti, è un guaio. Perché i cavalieri d'oro hanno sì le tute, tutte di color nero, anche se poi qualche sfumatura, tipo sul Capricorno, è più mezzo violaceo, Blu, e su Japan violace, sì. tinta ancora di più. Ma i corpi non sono tutti uguali, compresi i fori. E la scusante dei 30 anni è fino a un certo punto. Regge, sì, la Uno, regge. due, tre pezzi possono non entrarti. Così come anche tanti venditori, mi arriva il pezzo pieno di colla all'interno e non detto. Ma io no, quando mi è arrivato così. Ho capito, fratello caro, ma è impossibile che non ti cade qualche pezzo. Come fai a non accorgertene? Cioè, il beneficio del dubbio ti capita, venditori professionisti o venditori privati, quando succede una volta, ma quando succede sempre, e allora lì la cosa cambia. E tipo, dice, vabbè, stavolta può succedere che. Anch'io posso sbagliare, per carità. Anch'io sbaglio tante volte su YouTube a dire una cosa, seppur involontariamente. Basta fare magari un dossier dopo e si risolve il problema. Esatto. Anche se poi non è che tutti stanno lì a guardare il dossier dopo, però ci può stare. Ma quando uno lo fa al 90%, il problema è che, ti ripeto, i feedback positivi rovinano, perché sai quante gente non sa neanche cosa ha ricevuto a casa. E quello è un grande problema. E io Beh, ora così ho dovuto creare un gruppo perché mi sono ritrovato ad essere, che mi avevano venduto dei personaggi dove solo l'omino era originale. Tutto il resto, dall'elmo a tutti i pezzi di plastica, a tutti i pezzi di metallo, totem compresi, non erano di quel periodo, erano del 2000. Quindi figurati, venduti anche a prezzo di originale, non a prezzo esatto. tanto per. Ecco, figura. Per chiudere, Frank, c'è Vito che ha fatto una domanda e in più parti. Ricorda di buttare le cavalieri d'oro senza totem, con la particolare che la cintura pettorale e spallina erano fuse in un unico pezzo, divisibile in fronte e retro, e gli schinieri ed elmo invece montabili come gli ufficiali. Quindi erano messa una serie di quelli che venivano col blister. Scoprirai quando avrai il libro. Da lì capirai perché ce l'ho anch'io, quindi. Sì, ho capito quali sono nella pagina. La pagina di bootleg, ti dico la verità, Franco, l'ho letta prima di leggere quelli degli anni 90. Perché ho detto, i bootleg sono una cosa particolare, no? Ce n'erano Normale, talmente tanti. perché Ah, la sì, tu li hai pagina leggi. 90, comunque chi ha visitato il sito, chi ci conosce bene o male, i dossier io Sì. li faccio continuamente, quindi sa di cosa si parla. Mentre i bootleg, ecco un'altra cosa, io ho scritto sì il libro, che non è solo un pezzo di storia italiano, non è solo un pezzo unico italiano, ma un pezzo unico mondiale, nonostante scritto solo in italiano. L'hanno comprato persino da Hong Kong, quindi figurati. Io quello che dico sempre, io non mi definisco un collezionista, non mi definisco uno scrittore, non mi definisco uno che un intervistatore, un presentatore, quello che è, ma soprattutto non mi sento arrivato, e c'è scritto anche nel libro. Vedo tanti ragazzi solo perché collezionano da un mese, 2 mesi, si credono già i più grandi esperti, e vedo che vanno nei gruppi, questo vale così, questo vale colà. Sì, C'è stata una ragazza valutazione. che aveva scritto che, siccome uno chiedeva informazioni su Pegasus del 2000, e questa ha detto, su eBay è stato venduto a 60 euro. Ho detto, sì, ok, ci può stare che l'abbia venduto a 60 euro a fortuna, ma ci può stare, ma non vale 60 euro. Eh no, se l'ha venduto su eBay a 60 euro, di conseguenza vale 60 euro, o anche di più. Quindi immaginate poi i venditori quando vedono a 60 euro, lo mettono a 80 euro. È normale, perché ci devono E guadagnare, Bandai, spendono più. quello cascato da tempio, 150, no? Vedi, che poi Certo, come anche giustamente. TC fuori HK, perché uno l'ha venduto a 150, tutti a venderlo a 170. Ma che ragionamento è? Non è così che funziona una valutazione. La valutazione deve essere fatta, non dico giornaliera, ma comunque costante. Perché anche Andromeda la notte può essere raro oggi, può essere rarissimo oggi, ma magari, che ne so, fortuna, capita.
cambia tutto, come anche i prezzi di oggi. Oggi possono valere 100 euro, ma fino a qualche anno fa te li davano a 40, 45 euro, pure 30. Io ho preso Phoenix a Tempio a 25 euro con spedizione inclusa, istruzioni immacolate, aveva le talloniere, personaggio perfetto. Quella argentale. Così come Coppia, così come Gemini, ne ho presi. Contento Leonardo di questo, immagino. Leonardo prima di Phoenix della Chiesa sarà contento di 25 euro. E sono stato scemo io a non prenderne altri, ma perché io colleziono per me, mica perché sono un rivenditore. Anche se molti mi definiscono tale, ma non è assolutamente vero. Io quello che capita cerco di aiutare, come ho aiutato te. A me questo è capitato di fortuna, per esempio, no? Questo ho pagato 30 euro, mancava il blister e l'ho rifatto io. Infatti ci ho dovuto mettere la parte di cartoncino perché non c'ha la sagomatura per i pezzi. Però è perfetta, la scatola se la vedi ha tutto, il personaggio è perfetto. Poi ci ho fatto la recensione sul canale. Ecco, un'altra cosa, molti venditori fanno due errori molto gravi. La prima è la linguetta. Fai vedere Orion. La prima è la linguetta, quella lì dove c'è scritto i Cavalieri dello Zodiaco. Tu non immagini quanti venditori me l'hanno fatta arrivare piegata per permettere alla scatola di stare dentro la scatola per la spedizione. Okay. Ma non c'è spazio. Ne prendi una più grande. Oppure la imballavano, non la mettevano bene, arrivava tutto piegata. Quella cosa lì si può rompere oltre che rovinare, ma soprattutto rompere è un guaio. E un'altra cosa, se apri Orion, tu hai messo la parte centrale. In Giappone i primi modellini avevano quella sorta di polistirolo messa per la parte centrale, che ovviamente non avevano le scatole a tempo in Giappone, però impediva ai pezzi di metallo di andare per i fatti propri. Con i pezzi di plastica non c'era bisogno perché stavano abbastanza all'interno fermi, però i pezzi di metallo, essendo pesanti, era più complicato. Quindi sai quante volte venditori privati e non, ma soprattutto quelli professionisti, mi arrivava senza neanche un minimo di accortezza, e tante volte ho dovuto dire: guarda, mi fai così, mi fai gentilmente così, a volte anche brutto, però non immagini quante volte ho ricevuto i pezzi alla rinfusa, ed è brutto, veramente brutto, perché rischi di graffiare, di togliere il colore, ma anche di rompere i pezzi di plastica. È un dettaglio non indifferente, per non parlare anche sulle spedizioni mi arrivò un Nettuno scatola a tempio dove c'era leggermente un po' di carta sopra per apparare, per evitare che si... e sotto non c'era nulla, per non parlare poi di venditori che io prendevo un personaggio di un'edizione più recente, mi arrivava il personaggio tutto opposto, che ne so, prendevo Crystal il Cigno, lo prendevo il V1, faccio un esempio perché adesso non ricordo, il V1 del 2007 mi arrivò Aquarius 1990 scatola azzurra, con una scatola allucinante. Poi danno la colpa ai corrieri, non è sempre colpa del, si vede quando è colpa del corriere, quando è colpa, e quello è del venditore. Beh, guardate, io così per concludere la live, questo vi aiuta tanto su questa cosa, faccio vedere una rapida scorrimento di immagini, sono tantissime, e alla fine ci sono appunto delle valutazioni, uno per non incombere ovviamente in dei sovrapprezzi, che magari è chiaro che ognuno vende a quanto vuole, io non sto a opinare questa cosa, però sapere anche qual è il cavaliere più caro. Prima c'era l'esempio che è stato fatto di Phoenix scatola a tempio, prima edizione, V1, cavaliere, l'armatura. Quello è molto raro. E poi ovviamente ne va anche delle condizioni. Certo, se la scatola è un po' danneggiata, ok, è quella, però magari c'è una scritta sopra col pennarello, un po' come quando uno vende i fumetti, no? Numero 1 è Topolino originale, però c'è scritto numero di telefono sopra, è chiaro che perde di prezzo. Quindi c'è una valutazione intesa, correggimi Frank, che è intesa come pezzi in condizioni ottimali, non cioè pezzi come cavaliere. Diciamo che si parte da due cose. La prima è che non c'è solo il prezzo dal minimo al massimo, ma c'è anche scritto lì dove è raro o anche rarissimo. Esatto. Che non è una cosa che fanno tutti. E quando riguarda il fatto dei prezzi, allora innanzitutto sul sito non sono ancora aggiornate, ma per rispetto anche di chi sta acquistando il libro, perché il tutto va fatto per questo, oltre che una mancanza di tempo comunque.
mentre sul libro è tutto aggiornato in base alle ultime quotazioni di mercato. Bisogna prenderlo più o meno con le pinzette, nel senso che porta dal minimo al massimo in buone condizioni, cioè l'importante a livello di completezza. Si parla sempre di completezza. Però è chiaro che poi dopo lì, sapessi quante persone mi scrivono, ma caspita, il venditore non ha abbassato le pretese neanche io di un euro, basta non comprare. Allora io quando ho iniziato andavo di fretta, per due motivi. Il primo, che non avevo il tempo di stare lì dietro tutto il giorno, e Certo. cercavo sempre tutto il giorno. Andavo ogni mattina, prima di andare a lavorare, andavo su eBay, andavo ovunque a cercare. Ed è stata questa la mia fortuna. Ho rischiato anche il fallimento per bancarotta perché in un mese ne compravo 3-4 anziché uno, capito? E comunque i prezzi c'erano, poi Acquisto tutte compulsivo. le annate. Quindi. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare che quando ho iniziato io, al di là che trovavi la maggior parte persone private che li avevano, quando noi eravamo piccoli, loro magari avevano 10, 12, 15 anni e quindi li hanno saputi custodire e quindi era al 99% sicuro che i pezzi erano originali dentro, oltre che scatole immacolate, perfette, quello che è. E quindi io andavo di fretta perché? Perché immaginavo, e giustamente qua non parliamo di un prodotto che ha un mese, un anno di vita, parliamo di 30 anni e anche di più. Esatto. E quindi è normale che a lungo andare ne trovi sempre meno, sempre meno. Un altro esempio dal Giappone, io prendevo leone e toro Giappone per tante persone che me lo chiedevano a prezzi veramente stracciati e in condizioni perfette. Ad oggi trovi quelli imperfetti al triplo del prezzo che si pagavano Sì, all'epoca. Ne il giapponese sì. vale proprio la pena. È proprio questo il punto. E quindi bisogna stare veramente molto attenti. Io consiglio non solo di venire da me e dal mio staff, di contattarmi tramite Instagram, YouTube, il sito web che permette anche di essere iscritto alla community del sito, ma venite sempre prima da noi per qualsiasi acquisto. Lo dico sempre a chiunque, l'avrò detto sicuramente anche a te, perché, caspita Frank, sono stato fregato, caspita, non ti volevo disturbare. Ragazzi, io capisco tutto. Io di solito rispondo sempre a tutti in modo veloce, però è chiaro, non è che posso stare sempre su internet. Però il fatto di non scrivervi perché avete paura di disturbarmi, assolutamente no, io sono qua per questo. Anche se qualcuno disse tempo fa, ma tu sei tenuto a darmi le informazioni, perché mi hai pagato. Certo, Dove sta se scritto? pretende Ah, ma pure, dice no? l'amministratore del gruppo. E dove sta scritto che io ti devo aiutare per forza? Si chiede con Se posso, gentilezza, con cortesia. certo, Perché con no, cosa, ne che vale il minimo, tornaconto, non è insomma. che c'ho il tornaconto, però cioè, perché la gentilezza prima di tutto, ecco. Se tu me lo chiedi in modo gentile, uno ti aiuta, ma pretendere, ma anche no. Ma anche se mi Assolutamente, pagate. assolutamente d'accordo con te. E comunque l'ultima Allora, cosa, Frank, io mi avevo dimenticato, sì. è che io stesso non mi sento arrivato. Qualcuno può pensare, ah beh, Frank ha scritto il libro, si crede chissà chi. Assolutamente no. Io sono il primo che ha acquistato quei pezzi di Ariete proprio perché avevo dei dubbi, nonostante li avevo solo visti in foto, proprio per poter migliorare, per poter imparare, per fare scoperte nuove. E c'è scritto anche più volte nel libro, non bisogna sentirsi arrivati. Il sottoscritto qua non si crede assolutamente arrivato. Anch'io sbaglio, tutti possiamo sbagliare. Infatti, il libro nella testimonianza, ho scritto tante, ho le email mandate a UK Imprint, ho dovuto sistemare qua, ho dovuto sistemare là, perché anch'io posso sbagliare. Più corretto di così, veramente, Certo. ragazzi, muore. No, assolutamente. Poi, sai, chi critica è un po' facile, chi critica il lavoro degli altri, no? Che sia un libro, che sia una pittura, ma qua c'è quello, ma qua quell'altro. C'è sempre chi critica, però poi non mette mano. Io ve lo dico sempre a molte persone, se sei capace di farlo meglio, ok, puoi pure non criticare, puoi pure dire questa parte poteva essere fatta meglio, però fallo poi, perché sennò rimangono solo parole, no? Non a caso sono l'unico in Italia che ha scritto un lavoro del genere. Prank. Oh, Magari ecco, ci siamo tornati un c'è attimo alla gente che linea, siamo colleziona andati da via un prima attimo di per me, secondo. ma scusami, ma c'è gente che colleziona da prima di me, di te messi insieme. Dove sta il libro tuo? Sei bravo a parole, dove sta il Probabile. libro
L'hai fatto da qualche parte, dove lo posso trovare? O quelli che criticano, ma andava fatto così, andava fatto colà. Sai fare di meglio? Dimostramelo. Poi uno, per carità, può essere non d'accordo su una valutazione, può essere non d'accordo su quello, però i fatti quelli sono. E io non mi sento arrivato, non mi sento un collezionista, non ho mai detto di essere il migliore al mondo, chissà che. Non ti vedo più. Rieccoci, siamo andati un attimo via per un secondo, Frank. Sì, c'è stato un momento andata via la linea, forse StreamYard che ha avuto un attimo un problema. Beh, ci Ci sei sta. adesso? Ma mi hai sentito? Sì, beh, andiamo. Sì, stavo sentito quella parte. Sei rimasto a fatto del vivo, ci Siamo qua scrivi lo per tu. fare polemiche, tu poi No, sai, assolutamente, l'hai visto assolutamente. anche, tu stesso quello che c'è in giro e anche Vito, ancora prima che parlasse con me, me ne ha dette di tutti i colori. E quindi non è una cosa che mi invento io, è che purtroppo oggi sono tutti bravi a parole, ma lo vedi anche con i VIP, lo vedi con le notizie di vita quotidiana, sempre lì a criticare i calciatori, sempre lì a criticare le persone, i cosiddetti haters, no? Che stanno sempre lì. Cioè, qua, questo libro non fa diventare ricco me e non fa diventare ricco nessuno. Questo libro non parla del codice da Vinci o del Titanic o quello che è. Qua parliamo di un progetto per un popolo di nicchia, cui la maggior parte ha preso già il primo e il secondo volume per chi colleziona. Io ho sempre detto, ragazzi, potevo benissimo. Basta. Quando tu dicevi, ma Frank, caspita, il libro, ma come faccio ad averlo? Lo vorrei tanto. Se fossi stato un altro, ti avrei detto, ciao, oramai. Invece, tramite te, tramite altri, è nato il progetto, perché è un progetto Certo. nato per voi, è un libro nato per voi ed è stato richiesto da voi. Io che ne vendo 10 copie, o che ne vendo 50, o che ne vendo 200, sì, per carità, ma non è quello l'obiettivo. E tu sei meglio di me, o meglio, È sai chiaro. quanto me, che prima di arrivare a You Can Print avevo contattato degli editori. E a un editore, pur di avere questo benedetto libro in vendita nelle librerie, perché l'obiettivo mio, così come dello staff, non era solo fare il libro, come ho detto prima, ma dare la possibilità a chiunque di poterselo prendere. L'altro editore, invece, a differenza di You Can Print, lo portava sì nelle librerie, ma non voleva darlo ad Amazon, perché secondo loro Amazon prende di più come guadagni e loro ci rimettevano. Vabbè, You Can Print non è così, però vabbè. Ma soprattutto ci sarebbe stata solo la soddisfazione di averlo nelle librerie o nelle fumetterie, quello che è. Ma comunque loro volevano delle copie per sé. Cioè, se tu la prendevi fra 3 mesi, loro dovevano avere comunque delle copie già disponibili. Non te lo Certo. stampavano al momento in base all'ordine tuo, hai capito? Però io, pur di avere questo libro effettivo, io dissi proprio queste parole, e tu lo sai, a me non mi Sì, interessa ma è guadagnare, raccontata la storia. guadagnateci voi, io non voglio un centesimo. L'importante è avere questo libro nelle librerie, dare la possibilità a chiunque di fare un ritorno nel passato, di imparare qualcosa. Io ci ho rimesso di corrente, ci ho rimesso il mio sapere, ci ho rimesso tutto su questo libro, anima e corpo. Ma trovami tu una persona che va a dire a un editore o quello che è: non ci voglio guadagnare. Questo progetto nasce per voi ed è solo per voi, non è certo per il sottoscritto, anche perché ho scritto io. Esatto, chi meglio di me? Grazie Frank di questa parte. No, hai fatto bene a dirlo perché effettivamente, diciamo, tu me poi l'hai raccontato, no? Non ti sento più. Rieccoci, per un attimo, credo che ci stia dicendo chiudete la live che sono 2 ore e 30, forse dopo un po' di minuti ci danno meno banda probabilmente Poi con doppia, vabbè, anche StreamYard. perché No, adesso è scherzi a tardi, con parte, doppiatore diciamo. arriviamo prima a 3 ore. Eh sì, infatti siamo andati e poi uno racconta. No, una cosa importante, ecco, è proprio questa. Io Non ti che sento. ci sta dicendo di chiudere. No, dice sì, rieccoci, è andata via un attimo. Mi risenti? Sì, adesso sì.
Eccoci, siamo tornati. Siamo tornati, dicevo, è una cosa importante quello che insomma è stato fatto e quello che hai detto, perché comunque questa cosa è sempre disponibile. Quindi io lo consiglio, l'ho letto ed è, oltre il tuffo nel passato, è vero, perché molte schede iniziano proprio col racconto. Ricordo quella del leone, ecco, il cavaliere che tutti odiano perché c'è la puntata che si blocca. Quindi, oltre a vedere questo, è vero, ma dico anche chi non è collezionista, no, lo acquista, non è che se, però c'ha a casa 10 pezzi, 20 pezzi, può prendere pezzo per pezzo e andare a vedere la scheda della versione del cavaliere che c'ha, perché magari c'ha quelli del 2001, e va a vedere un po' le differenze, le caratteristiche, magari anche notare il fatto che i pezzi siano tutti quelli. Quindi è un check che fai, no? Su quello che tu hai. Io l'ho fatto, mi è capitato per puro caso, dei tanti che ho, c'ho una quarantina di modellini, non ce n'ho tanti, e di questo ho trovato Vergine. Io ho solo la versione francese del Cavaliere della Vergine, e ho detto, ah, vedi, è questa versione qua che Frank sta dicendo, ci sono due tipi, ah, io ho questa. E ok, completa, sta bene, perfetto, non è che mi hanno truffato. Io pensavo effettivamente che quei pezzi fossero magari, c'avevo il sospetto, non è che magari so di un Sennheiser, l'elmo di un Sennheiser, invece non lo era. Quindi è una cosa, è un po' importante. Diciamo, per chi è appassionato di cavalieri è un libro da avere. Veramente, guardate, io ve lo faccio vedere anche a livello di spessore, no? Stiamo parlando di 300 pagine a colori, non è un libricino. Poteva essere il libricino il primo, come l'hai detto, era piccolo, 50 pagine. Già il secondo era un libro più grande, qui abbiamo il tomo completo, con tanti particolari, no? Che si fanno vedere dalle varie edizioni, dalla catena di Andromeda al cinturone di Pegasus di colori diversi. Adesso faccio degli esempi, ma se lo dovessimo elencare facciamo altre 3 ore. Quindi io veramente, per chi è appassionato, ve lo consiglio. Insomma, io adesso l'ho preso, acquistato da Amazon, e metterò i link nel video, quindi sotto la pagina metterò i link sia di Amazon che di You Can Print, di prenderlo da tutte e due le parti, insomma, quale la gente preferisce. Poi comunque chi viene nel gruppo c'è la possibilità, insomma, di vedere qual è il link, o di chiedere a te alle brutte, se ovviamente non se li ricordano. E molte persone, ecco, ci stanno salutando. Ci saluta Leonardo, ci sta salutando. Eccolo qua, lo facciamo vedere. Ciao Leonardo, buonanotte. Anche Virgo ci saluta. Buona Pasqua, sì, ragazzi, buona Pasqua a tutti. E Frank, io ti saluto allora. Ti ringrazio per, insomma, essere intervenuto in questa mia intervista ed aver invitato anche Stefano, che è stato un piacere, insomma. Partire insomma al top, no? Con chi è che ha diretto il doppiaggio, che è stato poi uno degli elementi che ne avevamo parlato nella prima intervista, che è stata la parte forse che ha colpito tantissimo dei cavalieri, che i cartoni animati piacciono, però poi l'audio è sempre un qualcosa di bello. Io ricordo, no, all'università quando facevo alcune cose sulla parte dell'ingegneria del suono, si diceva, no? Se tu vedi un film senza l'audio non capisci niente, se non lo vedi ma lo senti capisci la trama. Quindi la parte del doppiaggio qui c'è stata, quindi è entrata nel cuore delle persone. Cioè, se oggi, come dicevamo, a 30 anni, da più di 30 anni dalla messa in onda, c'è chi colleziona, c'è chi scrive libri su un prodotto che è questo, di vintage, ma poteva essere fatto su tante altre cose, però questa è quella che ha portato, no, i cavalieri a conoscere i giocattoli, a comprarli. Vuol dire che sta serie ha fatto tanto, e se c'è chi ci lavora tanto come te per scrivere un libro, insomma, è rimasta nel cuore di tutti la serie di Cavalieri. È intramontabile, dai. Forse fra 10 anni farai un'altra edizione, non dico sui Myth, ma forse come questi hanno reso un pezzo come questo. Allora, per quanto riguarda i vintage, quasi tutti quelli del gruppo che mi conoscono, che comunque mi scrivono, ed è per questo che è nato. Ma Frank, ma ci vorrebbe un libro dei vintage scritto da te, ma più, uno più di te non esiste in Italia. Ok, sui Myth, sì, per carità, si potrebbe Non c'hanno lo fare, stesso però fascino, essendo però. che i Myth stanno uscendo ancora e ci sono sempre novità, ristampe varie, cioè è troppo un casino che persino chi nei siti faceva questo lavoro a livello online non lo fa più. Quindi figurati. Sì, orgoglio italiano, vedi? Quindi il Scusa, lavoro l'ha pensi che preso. l'hanno preso in Francia, in Spagna, Hong Kong, Texas, cioè, veramente venduto in ogni parte del mondo, anche se soprattutto il primo e il secondo volume, tanti francesi, tanti spagnoli, volevano che io glielo traducevo. Ho detto no, ragazzi, come faccio a tradurlo? Cioè, metà andrò su Google e me lo traduco da solo. C'è cioè, un francese che mi disse, farò anch'io un libro prendendo spunto dal tuo. Non mi ricordo neanche più come si Ok, chiama. E vabbè, poi quando c'è ancora stato non il c'è però. COVID, mi scrivevano persone da tutto il mondo che manco sapevo che erano iscritte nel gruppo perché sono quelle che magari
guardano, come purtroppo spesso capita, e non mettono mai like, non commentano, non fanno post, e questo un Certo. po' dispiace. Comunque, dai, Allora, diciamo che Fred, noi tanto ci sentiamo. si potrebbe parlare fino a domani. Io quello che vi posso dire sono due cose. Prima di comprare, venite, non andate nei gruppi di Sì, mercatino vario. davvero. Il mercatino vario troverai sempre il rivenditore che non vede l'ora di accalappiarseli al minor prezzo possibile. Inoltre, sarebbero sempre valutazioni generiche e fatte da chissà chi. Venite da chi comunque ci vive, ci sta dietro a queste cose. Io non posso fare valutazioni sui Transformers, posso fare valutazioni Certo. o su Sailor Moon o quello che è. Sì, ok, colleziono anch'io qualcosa, ma il mio mondo, io ho lasciato i Meat Clow proprio per incentrarmi sui vintage. E quindi io ci vivo tutti i giorni. Molti dicono: ah, ma tanto tu, Frank, non hai bisogno. Oramai no, io continuo a comprare, vuoi per le esposizioni, vuoi per le scoperte. E quindi io non è che andavo tutti i giorni solo qualche anno fa, io ci vado ancora oggi. Molti mi dicono: ma come hai fatto a trovare proprio tu quel pezzo? No, non è soltanto una questione. Ho avuto fortuna, sono stato più veloce di te. Io, ragazzi, ci vado tutti i giorni a vedere. A volte in un giorno ci vado 3-4 volte nelle varie piattaforme, non parlo solo di eBay. Quindi a me difficilmente mi sfugge qualcosa. Tante volte mi fanno vedere: ah, ma io questo già l'ho visto. Poi me ne fa vedere: ah, ma io questo già l'ho visto. Lo Aspetta, conosco, c'ho ragazzi, io. scritto un libro. Io ho famiglia, tutti lavoriamo, il tempo non c'è mai per nulla. A me fanno ridere a volte tante persone: ah, non c'ho tempo. E com'è che io ho il tempo e tu non ce la fai? Basta volerlo. Se una cosa ti interessa, tu la fai. Una ragazza, se ti interessa, una battuta stupida, e tu stai in Sicilia e quella sta a Torino, tu che fai? Non ci vai? È la Esatto. stessa e unica cosa. Che Per è me anche poi sarebbe un problema economico, tra l'altro. stato Oltre che di tempo, certo. volere e potere, io dico sempre: il resto sono soltanto scuse. Non c'è nient'altro da aggiungere su questo. È vero. Grazie Frank, io ti auguro buona Pasqua, buonanotte, vabbè per Pasqua poi ci sentiamo e Certo. grazie per tutto e soprattutto per l'invito di Stefano che è stata veramente una bella sorpresa, è stato un piacere. Grazie Sì, mille, saluto. diciamo che è stato un invito un po' particolare, ecco, era un invito. Ma per commentare, non pensavo che voleva entrare, non me l'aspettavo nemmeno io, ecco, però mi ha fatto piacere perché poi Anche a dopo me io e è Stefano stato ci siamo un sentiti 2 giorni fa, ci sentiamo spesso e anzi, un'altra cosa che mi ha ricordato, per quanto riguarda i cavalieri, ma soprattutto per i cavalieri, così come per tutte le cose in generale, tu vedi l'attore di teatro, io faccio sempre questo esempio, o l'attore del cinema, bravo, tutto quello che vuoi. Ma è chi sta dietro le quinte che c'è tanto lavoro dietro. sì. Un libro non si giudica dalla copertina, ma dal contenuto. Ma È la contenuto è stessa chiaro. cosa. C'è tanto È lavoro dietro a chi sta dietro le quinte. E vero. quindi per il Cavaliere è stato così. Ivo De Palma, Andrea Denisco, bravissimi, nulla da dire. Ma chi ha fatto i testi è Stefano, assieme poi al suo staff, compreso il Certo. direttore di doppiaggio. Senza queste 3 persone, Tiziana Tosolini, Stefano Cerioni e il direttore del doppiaggio Enrico Carabelli, io non so quanti ancora oggi starebbero a parlare dei Cavalieri, perché le musiche, la trama, le costellazioni, le armature potevano piacere e potevano non piacere. Però io, avendo visto anche il doppiaggio francese, così come quello spagnolo, non mi hanno emozionato, al di là che uno sappia parlare francese o spagnolo, ma è proprio quello che ti lascia. È Io ho vero. quello spagnolo, non me ne vogliono gli amici spagnoli. È come: ah, fulmine di Pegasus. Sì, E che non mi hai c'ha quel rappresentato? pathos, è vero, è vero. Io mi ricordo Ariete, doppiato in francese, che mi sembrava la voce di una donna. Magari mi sbaglio, ma molti criticano la scelta di Cerioni sul fatto che poi non sono riuscito a dirgli questa cosa qua prima. Il fatto di Gemini, che aveva la parte buona, che era una donna, ci poteva stare, ci Capitato. poteva stare. Però Ariete, che è vero, c'ha i capelli viola, come Andromeda, che non si capiva se era maschio o femmina all'epoca, no? Però Ariete si vedeva che era un uomo. E ci metti la voce da donna. Esatto. Quindi. Ce ne sono di cose da dire. Poi anche il fatto delle scatole.
Molti francesi, molti stranieri ci prendono in giro sul fatto che hai fatto vedere Capricorno, lì il disegno sulla scatola che non era proprio. Quello lì Ma del anche film. loro hanno avuto le loro varianti. Sì, sulle scatole avevano il disegno originale, ma poster, puzzle venduti con dei disegni peggio di quelli che abbiamo avuto noi, fatti da chissà chi e venduti con il logo Le Chevalier du Zodiac. Quindi non vi vantate così tanto, che non è che voi siete perfetti, ecco. Con tutto il bene che posso volere ai cari francesi, eh. Eh sì, hai perfettamente ragione. Ok, Frank, io ti saluto. Grazie ancora del tutto, grazie per il lavoro che hai Grazie fatto. Poi ci sentiamo e faremo altri live se sei d'accordo su tante altre cose che ce n'è da dire. a te. Saluto tutte le persone. Io come dico sempre a tutti, io qua sto. Basta organizzarsi, trovare un po' di tempo per combaciare le cose e tutto si può fare, basta volerlo. Con il discorso di prima. Ti auguro buona Pasqua a te e famiglia e Grazie. Grazie ci Frank. sentiamo. E a tutti i presenti al canale, alla live, grazie a tutti ragazzi. Alla Saluto anche prossima. Buona Vito, così come saluto Leo e tutti gli altri, ecco. Ciao ragazzi, Pasqua a buona tutti. Pasqua. Ciao.